спутник взлетел в 22 часа 28 минут московского времени и вошел в орбиту вокруг Земли. Первый в мире, Это 19 Миллионы километров облетал искусственный спутник вокруг Земли. И всюду следят за ним неотступно. Signore e signori, buonasera. In diretta dalla Galleria Orlando va in onda una trasmissione dedicata all'arte moderna e contemporanea, un'idea per una collezione e investimenti. Signore e signori, una buona sera e ben ritrovati, un saluto tra Alessandro Orlando. Come state? Seconda serata di questa operazione davvero straordinaria che è questa Orlando Moves, Orlando Trasloc, via, via va, torna a casa. Ed è una grande novità che ha fatto molto piacere ai amici collezionisti, soprattutto quando abbiamo acceso questa serie di sconti molto forti su opere d'arte importanti. Poi anche stasera avrete delle piacevolissime sorprese di alta epoca. Quindi, eh, che dire, divertitevi perché comunque dovete divertirvi e vi state divertendo a prenotare tante cose. Domattina, molto presto, alle 7 domattina, partiranno una, una, uno dei nostri furgoni con, abbiamo contati, 75 quadri che vanno in consegna. Fare, faranno Emilia Romagna, eh, adesso non ricordo più, Liguria, grazie. Eh, un'altra regione poi questo domattina eh, questo domani mercoledì giovedì partirà un altro giro invece farà roma napoli e andrà giù al sud insomma ci stiamo muovendo chiede chiedendo scusa del ritardo per la, le consegne ma ci avete subissato di prenotazioni in questi giorni beh chiaramente con questa operazione di prezzi sotto costo e sconti crescenti la cosa vi piace sempre di più e stasera vi divertirete molto, domani sera faremo un grande speciale, una grande notizia che ci porterà niente meno che a Strasburgo, ci porterà al Parlamento europeo, ma ne parleremo domani sera e giovedì sera saremo in diretta dalla Galleria Orlando di Pietrasanta con un'importante trasmissione dedicata all'arte moderna e contemporanea. Questo per quanto riguarda questa settimana davvero piena di grandi appuntamenti, quella dopo sarà ancora più ricca, insomma abbiamo tante cose da fare, l'unica cosa, ricordate che questa è un'operazione davvero straordinaria, quindi non può essere effettuata a lungo, direi che non posso darvi una data della fine di questa operazione Orlando Moves, stiamo andando a esaurimento, a eliminazione eh, di tutto questo grande magazzino immenso, tantissimi quadri sono stati acquisiti, tantissime opere d'arte come era evidente visto i prezzi che vi ho fatto e gli sconti che vi ho dato e anche stasera potete divertirvi. Naturalmente se avete già prenotato un quadro ieri sera, stasera qualunque opera, qualunque sia l'importo avete già un 20%, se avete prenotato i due avete un 30% in mano, tre quadri 30% su qualunque quadro nonostante i prezzi siano già molto molto bassi. Ma ripeto divertitevi, la parola d'ordine anche questa sera con Orlando Moves potete, appena vedete l'opera che potrebbe piacervi, un colpo di telefono a 030 72 82 oppure un messaggio al numero di whatsapp che ogni tanto appare qua sopra che è il 389 90 42 860. Detto questo possiamo iniziare subito con il primo dipinto che ci porta in un momento romantico, io sono un romantico, mi piace il romanticismo da sempre. E lo facciamo con il primo dipinto, che stasera non fate caso all'ordine non sempre progressivo dei numeri, queste carrellate sono anche un po' difficili da gestire a livello di numeri, ma ce la faremo. E eh, regia, Arriva adesso iniziamo subito con il primo dipinto, lo chiameremo numero 101. E il 101, Roberto. Io leggo l'ultima pagina 112. Ah, ok, devo girarlo. <coughs> Scusate, è importante iniziare. Allora, siamo in un momento magico da questo balcone a Venezia e queste mademoiselle, queste belle signorine che eh, ascoltano la parola di questo giovane e poi la bellezza anche se vogliamo di quest'altra che si sporge dal balcone bello, bello il quadro perché è un momento di, eh, di gioia di, di bellezza e eh, di romanticismo perché no ok allora costa 2500 ma questo non è un vostro problema perché il primo che mi chiama glielo offro soltanto 1000 euro e naturalmente i 1000 euro sono tutti i prezzi che dico sono sempre da scontare dei, degli sconti che avete in vostro possesso, voi sapete che chiunque voi siate, anche se non avete prenotato niente fino ad oggi, uh, non avete mai prenotato niente in Orlando Arte, avete subito un 10% di benvenuto, nonostante questi prezzi. 10%, 20% con due quadri, 30% con tre quadri, tutto chiaro? Numero 1, eh, 101 a soltanto 1000 euro ah io devo stare di là, ecco perché ti vedo un po' mi accanto, a me. sorry, sorry vedevo Damiano vicino a me ma dicevo come mai adesso mi sposto e andiamo a vedere il numero 102 vai 102 è un capolavoro un capolavoro di alta epoca, siamo nella prima, uh, dunque il numero 102 ok, siamo niente meno che alla fine del Cinquecento il capolavoro che vedete è uno straordinario dipinto dell'Accademia dei Carracci che racconta Madonna con bambino e San Domenico. La misura è una stima di 12-14 mila euro. Vi ricordo che ogni dipinto antico è corredato da una stima ufficiale firmata e consegnata a voi, oltre ovviamente se ci sono delle expertise esterne. L'opera viene da un'importante collezione della città di Verona e eh, quest'opera... La stima di 12-14 la posso offrire a soltanto 3.900 euro da scontare. Ed è il lotto numero 102. Vai. Adesso andiamo nella campagna veneziana. Quello che state vedendo è un capolavoro che racconta la tenuta dei Foscari. Conoscete la famiglia dei Foscari a Venezia, è un'istituzione, Ca' Foscari a Venezia, un luogo magico. Questa è la, 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 la casa estiva dei Foscari, chiaro, la loro tenuta in campagna estiva. Ed è un capolavoro veramente splendido, dipinto. Tra l'altro, impreziosito da una cornice maestosa, direi ed è questa loro abitazione nella campagna veneziana guardate, ecco, si può vedere da vicino i personaggi, il laghetto è qualcosa di magnifico cioè, è un quadro importante anche perché racconta una tenuta importante eh? ed è il numero 103 ok la stima di 9-12 euro mi sembra che è giusto 2.900 euro soltanto sempre da scontare, capolavoro veramente un quadro molto importante che nessuno sconterebbe mai, ma io devo fare spazio, devo snellire questo magazzino e va bene così. È un quadro veramente favoloso, ha soltanto 2.900 euro da scontare ancora dei vostri sconti ed è il 103. Passiamo al numero 104. Allora, questo quadro è un quadro firmato da Tiziano Bertacco. Questo artista ha vinto il primo premio nel dipingere questo quadro durante una mostra che è stata fatta di artisti contemporanei che dovevano ritrarre la figura di Benito Mussolini. Quindi, eh, questo ritratto del Duce è un dipinto ad olio su tela di Tiziano Bertacco artista veneto e ha dipinto quest'opera intitolandola Mussolini Futurista, chiaro? Ed è un quadro pittoricamente straordinario perché è veramente dei colori favolosi e questo è proprio il suo Mussolini. L'opera in visione, uh, metro, metro, metro venti, la posso offrire a soltanto 2500 euro. 2.500 euro soltanto per questo grande dipinto ad olio su tela di Tiziano Bertacco ed è il numero 104, grazie. E adesso andiamo a Parma e lo facciamo con questo grande artista della città di Parma che si chiama Giacomo Ponzi, l'artista che è sempre stato celebrato come l'uomo che usa la tavolozza di Vincent Van Gogh, un artista... Che si sveglia molto presto al mattino e qualunque sia la condizione atmosferica, sole, pioggia, neve, lui con i suoi colori dipinge en plein air, cioè all'aria aperta, alla maniera dei grandi impressionisti. Sulle rive del Taro, il fiume Taro è quel fiume che bagna la, tutta la provincia di Parma e la bellezza di questo quadro racconta proprio questo sole importante, la vegetazione e questa sua matericità che lo rende davvero unico. Entriamo nel dipinto per scoprire quello che vi sto dicendo. È il grande Giacomo Ponzi, è un olio su tela, è un 80-80, in, in galleria Orlando questo quadro io l'ho tratto intorno ai 2500-2900 euro, perché no? Ma questo, questo è un fuori tutto, le cose cambiano. Amici, il primo che mi chiamano potrà rivedere ha soltanto 1000 euro e 1000 euro sono sempre da scontare. Gran bel quadro, gran bel quadro davvero e grande artista perché è un artista molto serio. È il numero 105 se volete vederlo. Avanti. Il numero 106 da Parma, torniamo a Venezia con questo ritratto di Nobildonna veneziana con un cappello importante, lei splendida, l'abito... Favoloso ed è questo dipinto del 1700, quindi a 300 anni di storia, uh, stato conservativo perfetto, che posso offrirvi a 2900 euro, sempre da scontare. Ma è meraviglioso, bellissimo. Un ritratto di nobile veneziana del 700 e dell'opera numero 106. Numero 106 in visione, passiamo adesso al numero 107, e eh, mamma mia, eh, che meraviglia è questo! Un inno all'amore universale: un bambino di colore e un bambino biondo che si baciano, e la Vergine Maria che coccola tutti e due. Che quadro splendido. E questo numero 107. Grande amore, lui è un artista francese che l'ha dipinto, Paul Borodin. L'opera in visione ha soltanto 900 euro da scontare ancora. Bellissimo quadro, veramente veramente bello. E di grande significato. L'opera in visione è la numero 107. E passiamo al numero 108, numero 108 che ci porta a vedere un capolavoro di Giuseppe Zais. <coughs> Chi è Giuseppe Zais? È il più grande, il più importante artista veneto del 1700. E questo è un capolavoro di bottega e artista, mi suggerisco. È anche un grande quadro, dimensionalmente anche importante. E queste sono proprio le luci di Zais, però allora, l'opera. È ancora da pulire. Eh, se desiderate, io eh, ho sempre sconsigliato di far pulire i quadri antichi perché mi è successo due volte. In sette anni ho fatto pulire due volte un quadro. La, la, colui che aveva prenotato il quadro, anzi con lei, non l'ha voluto più perché diceva orlando non mi piace più il quadro. Quando... Ma è normale, tu togli da un dipinto 300 anni di storia, eh, è chiaro che cambia il quadro, no? Però, se volete pulirlo a vostra non vostre spese, ve lo faccio pulire io gratuitamente, però sappiate che il quadro cambia totalmente. Eh? Ok, questo è il grande lavoro di Giuseppe Zais ed è il numero 108. Ve lo posso offrire a soltanto 3500 euro. Attenzione, non ho detto cerchia di Zais o ambito di Zais. Questo è addirittura è bottega e artista. Bene? Non male. Eh? Gran bel quadro a tre e mezzo di Mite. E il numero 108. E adesso musica! No, no, ancora no, la musica vedevo lei dietro. Eh. Oh, scusate, ma ho intravisto questa fanciulla con il tamburello. Invece prima di musica parliamo del Sacro Cuore di Gesù con uh, questa esaltazione appunto della... Il Sacro Cuore di Gesù è un dipinto della prima metà del 1600, dell'Opera 109, che vi posso offrire a soltanto 2000 euro. Se sapeste da dove viene questo quadro, non ve lo posso dire, ve lo dico privatamente. È un quadro che viene da una grossa collezione, 2000 euro soltanto, senti che prezzi. È e i 2000 sono ancora da scontare. È l'otto numero 109. Adesso musica con questa bella ragazza dagli occhi neri, i capelli neri che danza. Guardate che, che meraviglia! È un quadro anche dimensionalmente importante. E lei sta ballando e suonando il tamburello. Ed è questo grande dipinto firmato da Mario Rinaldi. In basso a destra la firma è ben visibile, giusto? Rinaldi, in basso a destra l'artista che lo ha dipinto. Uh, L'opera in visione, amici, ha soltanto 1500 euro. Gran bel quadro, bello, grande e pieno di vita e di gioia. Eh? Questi sono questi bellissimi momenti di, di grande, la grande pittura napoletana. Grazie Damiano, passiamo al prossimo e vediamo... Il numero 111, ed è questo paesaggio lacustre, siamo in montagna, le capre e questo grande dipinto ad olio su tela firmato da Villani, l'opera in visione, Villani è un grande nome, è un grande personaggio, è una grande firma, l'opera in visione offerta a soltanto 4.500 euro. E quattro e mezzo, sempre da scontare. L'opera è la numero 111, per passare. Poi arrivo al numero 112. Guardate che spettacolo è questo capriccio. Allora, siamo a Roma, nei primi anni del 1700, un quadro maestoso, veramente favoloso, bellissimo. Questo capriccio di personaggi. Vedete che cos'è. Ma che quadro, lo dobbiamo tenere così. Ehm. D'Alea. Ok, è il numero 112. Eh. Amici, lo posso offrire una stima di 7,5-9, mi sembra più che giusto. ha soltanto 2500 euro. Gran bel quadro, gran bel quadro. Roma 300 anni fa. Adesso andiamo a vedere l'opera, dal 112 andiamo al numero 90, ve lo facciamo con questo importante dipinto da Raffaello che racconta questo incendio del borgo. È il numero 90. Quindi Roberto, vado, da... ok, prendo l'ultima pagina, giusto, ok. <coughs> Ok, allora 86 per 1,27 m offerto a soltanto 3.900 euro guardate che ricchezza questo quadro, l'architettura, i personaggi ed è questo incendio del Borgo l'opera è la numero 90 io vedo molto scuro forse è una mia impressione eh? ah ok, ok nonostante le luci professionali vai Oh, lui, lui è simpaticissimo. Guardate la bellezza e l'allegria di questo personaggio. È un musicista, è dell'opera numero 89. Si tratta di un dipinto tedesco che ritrae questo musicista. Attenti, con una bellissima cornice coeva. Ha uno strumento musicale che sinceramente non conosco in braccio, ma è l'espressione sua che è bella, è piena di vita e di allegria. L'opera in visione numero 89 lo posso offrire a soltanto 900 euro. E dal numero 89 si passa al numero 88, una importante composizione di frutta in un interno con una cornice coeva, bellissima, è una cornice ghioscea autentica, ed è il numero 88, offerto a 1000 euro soltanto. E questo è il numero 88, 1000 euro per lui. Soltanto la cornice ghioscea ne costa 3000, ma va bene. Ok, e adesso un paesaggio favoloso perché poi è una scena di caccia, questa che vedete è l'opera... Numero 86, l'opera in visione, uh, questa caccia sul fiume, firmato da Edoardo Gerotti ad olio su tela, è un grande quadro bene 900 euro soltanto per lui, grazie, quadro importante perché questo che vedete è un dipinto che ritrae la famiglia di Wolfgang Amedeus. Mozart, la madre e il fratellino di Mozart. Questo è il grande dipinto numero 85 che ritrae proprio la sua famiglia. L'opera in visione la posso offrire a soltanto 1900 euro, la stima di 7,59 in questo caso. Come la? lo strumento che suonava ah, un gentile signore, il signore ha chiamato per suggerirvi, eh, come si chiama lo, quello strumento del signore? Gironda, Gironda? ecco grazie per avermi dato questo suggerimento perché non, non conoscevo quello strumento, Gironda, grazie ancora, l'opera in visione dicevamo la numero 85, grazie Damiano e adesso passiamo al numero 84, lo facciamo con questa quest'opera d'olio su tela che parla appunto di, di questa cacciagione e la selvaggina ed è l'opera eh, firmata da Edouard Savigny, è un artista francese che lo ha dipinto, offerto a 700 euro ed è l'opera numero 84. L'83, parliamo ancora una volta di un artista tedesco, ma è un artista molto quotato e famoso, perché l'opera in visione un attimo, devo cambiare pagina. Ti hanno inclinato Damiano. È attribuito a John Schneider, un nome immenso, ed è questa Caccia alla volpe, dove questi cani cercano vedete, di cacciare questa volpe e i, 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 i cacciatori che arrivano, li vediamo arrivare sullo sfondo. È questo capolavoro, un dipinto molto importante, ripeto, attribuito a John Schneider, l'opera in visione, senti qua, 750 euro. Ah, 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 ah. Esatto, sempre da scontare. Andiamo avanti, il numero 82 ci porta a vedere questo dipinto invece di eh, Paolo De Tommasi, eh, un dipinto dell'Ottocento, che racconta la figura dello scrivano di strada che un tempo si usava appunto perché non tutti sapevano leggere e scrivere, lui arrivava nei paesi e poteva finalmente leggere le lettere e anche scriverle a chi lo desiderava. Questa è l'opera di De Tomasi dell'Ottocento, eh, la posso offrire, numero 80 IDOS, a 3500 euro. Numero 82 in visione, adesso... Passiamo al numero 81, lo facciamo con questo capolavoro del periodo del Liberty, è un quadro molto importante. Ho già detto ampiamente eh, negli ultimi anni c'è questo grande amore e grande passione per eh, le opere realizzate in questo periodo. Tutto ciò che appartiene al Liberty, l'Art Deco, l'Art Nouveau eh, è sempre molto amata eh? e eh, sempre di più proposta anche a grandi collezionisti a livello di investimento perché il Liberty e il Deco si compra ancora a prezzi ragionevoli ma sta salendo molto e il quadro è davvero bellissimo allora lo vediamo attentamente e questo olio è su tela numero 81 amici eh, ok Diana Indimione la figura mitologica posso offrirvelo a soltanto 1500 euro ed è l'opera numero 81 grazie Damiano passiamo al numero 79 e lo facciamo con questo dipinto di Sirombo, altra grande firma che racconta questo mercatino, questo mercato di città ad olio su tela offerto a 1500 euro e questo è il dipinto di Sirombo numero 79 grazie Passiamo al numero 78 e lo facciamo con quest'opera fantastica di dove si vede questa frutta fresca, è proprio un'opera che racconta l'estate, con questo pappagallo rosso che ci guarda incuriosito ed è la grande opera numero 78 in visione che vi posso offrire a 2000 euro. Gran bel quadro, bello, 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 cioè ti ti illumina una parete un quadro così. Ed è il numero 78. E adesso andiamo a sentire invece la musica di questo pastorello che incanta queste caprette nel bosco. Ed è l'opera numero 77. È un artista francese che lo ha dipinto. Il suo nome è Louis Lefranc. Lo posso offrire a soltanto 400 euro. Che bellino che è seduto sulla pietra e suona il suo piffero. Ed è il 77. Avanti, amici, Nino Caffè, il grande magnifico caffè con questo olio su tela 60x80 e questi pretini vicino alla voliera sullo sfondo chiaramente, immancabile San Pietro. L'opera in visione. Sì. numero 76 lo posso offrire ma costa 9000 euro un quadro così a soltanto 5500 euro Vai. questo è il capolavoro di nino caffè numero 76 Un attimo solo, da rivedere l'81. Ce l'hai a portata di mano? Lo vediamo subito, eccolo qua. Eccolo qua, vabbè. Ah è il capolavoro Liberty questo è il numero 81 la bottega è quella di Fragonard e scusate se passo davanti l'opera racconta il mito di Diana e Endimione figura mitologica importante gran bel quadro a un prezzo così piccolo il numero 81 da rivedere per una gentile signore o oh signora che ha parlato con Roberto Questo è numero 81 l'abbiamo visto. Vai. E rivediamo con piacere l'opera di Nino Caffè. Ad olio su tela grande e importante. Vamos? E il numero 75, questi bambini che fanno il lavoro dei grandi, è un dipinto del 700 Veneto, vestito da una cornice così importante, così bella. Che Alessio non ci fa vedere. <ride> okay. Eccola qua, adesso vediamo anche la cornice. Numero 75, offerto a 2400 euro. Confermato il 77. Confermato, grazie 77. E adesso passiamo a un ritratto, anche il 75, l'81, grazie, e il numero 74, quello che vedete, è un momento di grande pittura, perché è il ritratto di una nobile donna che indossa, dicevamo, l'ermellino, quindi una donna non solo molto bella, ma anche di grande potere. Ed è quest'opera che posso offrirvi questa sera a soltanto 2.500 euro. Gran bel quadro, bello e importante, numero 74 in visione. Avanti andiamo a vedere il numero 73 e lo facciamo con questo dipinto ad olio su tela di Gianfranco Fallardi, uno dei grandi e forse decisamente l'ultimo futurista italiano. Che ha sempre lavorato a Parigi e studiato a Parigi, sì. Laurea in Accademia di Belle Arti a Parigi. Numero 73. Amici. 700 euro. In galleria vogliono 4.500 per un fallardi così. Ai, ai, ai. 700 euro da scontare. Ed è l'opera numero 73. E adesso torniamo in Veneto, lo facciamo con un... Ah no, 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 prima torniamo a Roma. È l'opera di Peter Rose, detto Rosa da Tivoli. Un capolavoro di Peter Rose. Siamo nel 1600 e siamo a Roma. Quadro veramente pazzesco. L'opera in visione, numero 72. Costa 9.000 euro amici, perché Peter Rose è una grande firma, questa è la sua stima. Ma questo è un fuori tutto, è un sottocosto, con sconti crescenti. E prima di voi che mi chiamano potrà rivedere a soltanto 1.900 euro. Mamma mia. Peter Rose, detto Rosa da Tivoli, grazie Damiano. E adesso un, un magnifico paesaggio. Vediamo, visto stasera siete, mi avete aiutato prima con la decifrare quello strumento musicale, questo è un quadro che a me piace moltissimo, ma eh, non riesco a capire, eh, nonostante abbia girato il mondo, l'Italia ovviamente, non riesco a capire dove ci troviamo, magari qualcuno di voi riconosce questa piazza, una piazza importante, perché vedete ci sono delle fontane qua in primo piano, poi qua un obelisco e poi questi ragazzini che giocano con questo antico gioco della ruota e il bastone. È un quadro, è un olio su tela eh, su tavola dipinto in maniera eccellente. A me piace moltissimo. Ed è numero 70, e fammi sapere, Roberto, se qualcuno riconosce che piazza è questa o che città è questa, lo offro a soltanto 1000 euro sempre da ascoltare E adesso un volo all'improvviso. Guardate qua che inno alla gioia di vivere questo, ed è il numero 69, Daria Vershnak, l'artista, 500 euro per quest'olio, offerto a soltanto 500 euro. Grazie, passiamo al numero 68, e lo facciamo con quest'opera di Arturo Rietti, un importante artista dell'Ottocento. L'opera in visione, offerta a 2000 euro. Questo vaso con dei fiori in un interno, molto vicino a Morandi, mi piace tanto questo quadro. Tra l'altro, ha una cornice anche particolarmente bella. Arturo Rietti, offerto, ripeto, a soltanto 2000 euro. Da scontare sempre. Vai, passiamo al numero 67, lo facciamo, no al numero 66 scusate, e lo facciamo con questo seguace di Paul Brill, un paesaggio montano. Siamo nel 1700 e l'Opera in Visione con questa prospettiva e profondità magnifica, guardate il fiume che scorre lento, bellezza anche del cielo, l'Opera in Visione offerta a soltanto 2.000 euro. 2000. Numero 66, e adesso torniamo a parlare del periodo del Liberty, lo facciamo con questo magnifico dipinto. Ancora una volta ritroviamo questo artista francese. Beh, devo dire che gli artisti francesi hanno veramente creato dei capolavori nel periodo del Liberty, parliamo 1920-1930. Ed è questo splendido dipinto che racconta la figura di Venere e, Venere e Amore, eh? in questo caso. L'opera in visione ha soltanto 500 euro da scontare è un olio su tela attenzione è un'opera che ha 100 anni ed è bellissima 500 euro soltanto per lei numero 65 e adesso grazie eh, Damiano il numero 64 64 ci porta a vedere questo grande poeta della pittura italiana che io amo molto ed è eh, L'opera di Claudio Feruglio è un dipinto ad olio di Feruglio, un grande quadro che vi posso offrire questa sera a 900 euro soltanto ed è questo momento magico in cui lui racconta sempre la figura di un essere umano al centro dell'universo ed è favolosa. Numero 64 in visione, 900 euro soltanto. Ma il 63 è un capolavoro di alta epoca, un quadro molto importante, perché è un capriccio dei uh, primi anni del 1700 e tra l'altro con la sua cornice coeva, di, uno di quei quadri che arreda con un gusto superiore, senza dimenticare poi l'importanza dello stesso quadro immenso, davvero, davvero splendido. La previsione numero 63 offerto a soltanto 4.500 euro a fronte di una stima dai 9 ai 12.000. Questo è il capolavoro numero 63. Passiamo dunque al numero 62 e lo facciamo con questo. La lama, che meraviglia. Guardate qua che luce. E che colore, queste rose e queste pesche in un interno! Gran bel quadro. L'opera in visione è la numero 62. Pensate, un capolavoro simile ve lo posso offrire a soltanto 1000 euro. È veramente bello questo quadro. Più lo guardo e più mi piace mille euro soltanto grazie Damiano passiamo al numero 61 e lo facciamo con questo dipinto particolarmente raffinato di un artista cinese è un paesaggio invernale già di per sé i paesaggi invernali mi piacciono molto figuriamoci poi un artista cinese il suo nome è Liang Xin Ting è un paesaggio con betulle che vi posso offrire a 500 euro ed è il numero 61 Avrei i colori splendidi che è questo quadro e poi ti sei accorto se puoi entrare nel dipinto quella figura vicino casa c'è cioè della neve sulle case gran bel quadro Ling Xiao Tin Avanti, passiamo dal 61 al numero 60 e lo facciamo con questo dipinto, con omaggio a Velasquez, di questo autoritratto di un artista nel suo studio. Con tutti i quadri appesi a parete e lui che ci guarda con uno sguardo sognante, perché sta, sta per creare un'opera d'arte. Ed è il numero 60 in visione. Prezzo, un secondo, Damiano offerto a soltanto 1.500 euro. Via! Numero 59, Antonio Sciacca è di scena con questo melograno, il grande realismo di questo artista unico nel suo genere. È un grande quadro, un metro per 70. <coughs> Numero 59, arrivo. <coughs> offerto a 900 euro soltanto. E adesso attenzione al prossimo dipinto perché parliamo di un capolavoro, numero 58, di una Madonna con bambino Veneto Dalmata della 1500. Siamo nella prima metà del 500, amici. Che quadro. È un top lot. L'opera in visione ve l'offro a 3.900 euro soltanto. Via. Passiamo al numero 57, lo facciamo con questo grande dipinto ad olio su tela, firmato da Viktor Cernenko, si tratta di un artista russo. L'opera in visione offerta a 300 euro soltanto. Ed è il numero 57. Per passare poi al numero 56 lo facciamo con questo ritratto. Niente meno che di Arturo Toscanini, il più importante, il più grande direttore d'orchestra di ogni tempo. Ma vi prego di notare come è dipinto questo quadro perché è emozionante, davvero pittoricamente stupenda, è un artista francese, Ale Franc ancora, che ha dipinto e ha ritratto Arturo Toscanini. L'opera in visione è la numero 56. Adesso passiamo a un grande contemporaneo. Lui è Michele De Marco. È la scomposizione cubista di una figura donna è l'opera numero 54, offerto a soltanto 1000 euro. Mamma mia! 1000 euro da scontare, cioè allora non dimenticate che questi prezzi valgono solo per questa trasmissione, cioè in Galilea ce ne vogliono 3,5, 4. Chiaro? 1000 euro da scontare. Gran bel quadro, giusto e poi artista che lavora molto seriamente. È il numero 54, e adesso per i grandi collezionisti di dipinti di alta epoca importanti. Facciamo un salto nel tempo di 500 anni amici e il capolavoro che vedete è uno straordinario dipinto che racconta il ratto delle Sabine. Chiaro, è un quadro molto importante e di grande prestigio di collezionismo. L'opera in visione, numero 53, adesso vi dico, lo posso offrire in questa sessione. Se ancora qualcuno ha qualche dubbio che questo è un sottocosto, 2.000 euro. Sì, ma 2.000 euro che non pagherete mai, perché avete i vostri sconti, tutti voi avete degli sconti. 2.000 da scontare un pezzo che ha 500 anni, già cioè, Capo lavoro vero. Via, via, togli, via. Numero 52 invece. Eh, cioè poi, poi viviamo in un momento storico in cui tutti stanno investendo su dipinti antichi e io sto svendendo capolavori simili beh approfittate ma direi che l'avete fatto in questi giorni e come numero 52 bella lei che ci guarda stava leggendo un libro e noi l'abbiamo distratta probabilmente in questo momento in questo salotto con i fiori è un dipinto ad olio su tela che posso uh, offrirvi a 400 euro soltanto dolcissima lei e adesso grazie Alessio il dipinto numero 51 è questo grande castello sulla Rupe le barche ed è un dipinto fiammingo numero 51 la stima di 7,5-8000 euro amici 2000 euro soltanto per lui 2000 Gran bel quadro. Numero 51 via e passiamo invece a Enrique Ortugno, espressionista spagnolo di grande fama e un grande nome ed è questo gran bel quadro datato 1975. L'opera in visione è la numero 50 a 1500 euro. E adesso andiamo a Venezia e lo facciamo con questo capolavoro una grande importanza, cioè mettere un quadro così in casa sarete d'accordo con me. È come aprire una finestra su Venezia tutta la vita, È no? una cosa favolosa, grande, bello, importante, solare. E questo dipinto di un seguace del Bellotto, l'opera dell'Ottocento, una bella cornice coeva. Amici, ha soltanto 2500 euro, sempre da scontare, ok? Guarda qua. Gran bel quadro, gran bel quadro davvero. E noi andiamo avanti, lo facciamo con l'opera seguente, c'è cioè la numero 48. Ed è questo dipinto, ancora una volta di alta epoca, che racconta Daniele nella fossa dei leoni. È un dipinto del 1600, guarda la bellezza degli angeli in cielo. Si tratta di un dipinto di un seguace di Peter Paul Rubens. L'opera in visione offerta a soltanto 3800 euro. Gran bel quadro, importante e rarissimo nel soggetto. Avanti, passiamo adesso al numero 47, lo facciamo con questo dipinto di. Ebbè eh il grande Fallardi, è veramente una meraviglia. Cioè, voi dovete approfittare di queste follie, mettere. In una Missore dove avete un prezzo sotto costo, sconti crescenti. Un capolavoro d'arte contemporanea così. Questo è l'uno dei grandi ultimi futuristi italiani. Lui è Gianfranco Fallardi, l'opera in visione Un metro per un metro, ad olio su tela, archiviata. Amici, solo stasera mille euro da scontare, ma pensa cosa pensa cosa ti porta in casa un quadro di un artista veramente internazionale? l'opera è materica, bella, giusta ed è il 47. Questo è un artista che ha fatto tanta storia. Poi c'è qualcuno tra voi che spende 7-8 mila euro per artisti che vi hanno giurato che costeranno assai. Invece questa la storia l'ha fatta davvero, la storia non tradisce mai. Mille euro. Andiamo avanti, lo facciamo con questo ritratto del vescovo Alfonso Gonzaga, è un dipinto del 1600 che ritrae questo importante vescovo della città di Mantova. L'opera in visione. 46. Ve lo offro a 3.000 euro soltanto la cornice coeva e il quadro è un capolavoro. E adesso passiamo al numero 45. E lo facciamo con questo dipinto orientalista davvero splendido, dai colori così caldi. L'opera in visione è l'opera di Vittor Cernenco. Lo posso offrire a 500 euro. Che bel quadro che è. ha dei colori meravigliosi. Ed è il numero 45, grazie Damiano. Passiamo adesso al numero 44 e lo facciamo con un pezzo da museo. Questo è uno dei pezzi più importanti di questa carellata perché è l'uomo che ha dipinto i più bei capricci nella storia del 1600. Siete di fronte a un capolavoro del Panini? Proprio lui. Firma inconfondibile del Panini sono questi chiaroscuri. Opera molto elegante, per una casa elegante, dove allora si voglia mettere solo quadri importanti. Allora, l'opera in visione ha una stima di 12-15 mila euro. Guai, chi dice caro? Perché parlare del panini vuol dire parlare di queste cifre. Bene, amici, 3.009 da scontare. Dedichiamo qualche istante a questo capolavoro perché offrire quest'opera a questo prezzo e poi regalarvi anche degli sconti non ha senso, davvero no. Esatto. È bellissimo. Passiamo adesso al numero 43 e lo facciamo con questo dipinto davvero simpatico, mi piace tanto al mio regista questo quadro, che chiama molto i cagnolini, e quest'opera offerta a soltanto 300 euro, che simpatica, guarda che belli, stanno aspettando il loro padrone. L'opera Visione numero 43, adesso andiamo a vedere il numero 42 e lo facciamo con questo dipinto ad olio su tela che racconta questo ritratto di uomo con barba dipinto in maniera davvero eccellente. L'opera è la numero 42, offerta a 400 euro. Avanti. Passiamo al numero 41 e lo facciamo con questo grande, eccezionale dipinto che è un inno alla gioia. Con tutti questi pappagallini sui Ramoscelli, guarda che colori, e poi con una cornice, una cornice eccezionale che gli fa d'abito. Ed è l'opera numero 41 che vi posso offrire a soltanto 2200 euro. Adoro Damiano, posso fare la maglietta? I love Damiano, col cuore, Damiano love forever. Ah, quale bimbo? È prenotato da. Perché? Ah? No, no, c'è la bolletta. Ah. ah, un attimo solo perché il nome. E passiamo al numero 40, grazie Damiano, e lo facciamo con un dipinto ad olio su tela di Francesco Ceccere. È un grande quadro. Ah ok, ok, ho capito. La previsione numero 40, cosa ho fatto? Ero distratto. offerto a 700 euro. Grazie Damiano, passiamo al numero 39, vediamo se è lui. Ed è questo paesaggio, ancora una volta, là, il fiume che scorre in campagna, l'opera numero 39. Salvatore Faliero, verso casa, 350 euro la mia richiesta. E Cosa c'è di più bello ed elegante di un ritratto di nobildonna eh, come il numero 38? L'acconciatura importante, il trucco leggero ma intenso e eh? l'abito tutto di seta. Guardate che quadro che è questo. Allora, è il numero 38 in visione. Vi dico subito. L'opera in visione: non si può le Boucher a 1500 euro. E i 1500 sono sempre ancora da scontare. Vai! Passiamo al numero 37 e lo facciamo con questo dipinto di Bruno Maria Orsi dove si racconta questo contadino con i suoi maiali. L'opera in visione. Offerta a soltanto 2000 euro, ne costa 7, pensate un po'. Avanti, passiamo al numero 36. e lo facciamo con questa stupenda opera numero 36, se mi piace tanto di Paul Borodena, un artista francese, a 300 euro soltanto lei, ed è la numero 36. Avanti, passiamo al numero 35, ed è questa dea della giustizia, allegoria della giustizia, è un dipinto del periodo del Liberty, siamo negli anni 20, e... È un olio su tela e lo posso offrire a soltanto. Oh là là! 35, giusto? Sì. A 400 euro. Per passare poi al numero 34. Ed è questo c'è del Tiepolo che racconta il martirio di San Lorenzo. Offerto a. 1500 euro, che bel quadro che è questo il martirio di San Lorenzo gran bel quadro un seguace del Tiepolo ha soltanto 1500 euro ed è il numero 34 grazie Damiano passiamo adesso al numero 33 e lo facciamo con questo San Francesco in estasi del 1600 siamo in Emilia Romagna 400 anni fa numero 33 in visione, offerto a 2.000 euro e il numero 31, questa battaglia, che battaglia scusate, questa è un'importante stampa colorata che racconta la figura di Jeanne d'Arc, di Giovanna d'Arco. Allora, amici cari, questa è una prima carrellata. adesso vi porto in un mondo straordinario, tra poco vedremo un'altra carrellata di opere un po' più piccole, ma prima di questo vi faccio vedere uno dei paesaggi più belli, più importanti che sia mai approdato in Galleria Orlando. Un'opera che viene da una prestigiosa collezione italiana, dalla città di Milano, e chiedo alla regia un fello di immagine di quest'opera e la andiamo a vedere tra un istante. Intanto godiamoci la figura di Giovanna d'Arco. Quello che state per vedere è uno dei super top lot della collezione privata e personale, un quadro che io ho acquistato qualche anno fa e l'ho fatto con piacere, seppure tutti voi sapete io vengo dal Novecento e da una famiglia di galleristi di Moderno e Contemporaneo, ma è indiscutibile in quanto in questi ultimi anni mi sia innamorato dell'antico e dell'alta epoca, soprattutto quando mi hanno spiegato e mi hanno insegnato a capirlo e a conoscerlo. Il capolavoro che vedete alle mie spalle è un'opera attribuita ad Anton Move. Anton Move è uno dei più grandi e importanti maestri olandesi del 1600. Quello che mi ha colpito in questo quadro, da novecentista, nonostante il quadro sia del 600, è decisamente questo grande albero dipinto in punta di pennello con un... Non conosco l'antico, ma conosco le tecniche. Qui c'è una sorta di Pointillisme, il famoso Pointillisme di Sarà francese, no? dove ci sono un miliardo di piccoli colpi di colore con un pennellino dello zero sottilissimo per dipingere un miliardo di piccole foglioline tremolanti. L'altra cosa emozionante sono questi rami di alberi spogli e poi. Questa è la cosa che subito ti colpisce, poi, poi ti avvicini nella parte bassa e ti accorgi dei personaggi, tipicamente olandese nello svolgimento di, di tutta la scena, guardate il castello sullo sfondo e ancora la bellezza di tutto il quadro. Anton Move è l'artista, a lui attribuito dal professor Pellegrini, che redige un'espertise esterna che ci racconta la storia di questo grande artista. L'opera ha una stima di 25-30 mila euro. Più che accettabile, visto la bellezza del quadro e l'importanza dello stesso. Bene, amici. Ma in questa trasmissione accadono delle cose inspiegabili. Come questa, cioè il fatto che io ve l'offro soltanto 9 mila. E se per caso avete già prenotato due quadri, i 9 mila diventano 6 mila. Eh? Un quadro di questa forza. Anton Move. È l'otto numero, cento, no, non lo so, senza numero, a parete. Il quadro a parete è favoloso. Credo che la pronuncia giusta sia Mauve, Anton Mauve. <coughs> magnifico, veramente magnifico. No, quadro, quadro. C'è un'ombra? No, è una cosa meravigliosa. Ditemi se avete mai visto un dipinto, cioè solo un grande maestro poteva dipingere in questo modo, non, non certo un allievo, insomma. Guarda, guarda, sembra di sentire tremare queste foglioline a una brezza leggera. Anton Move. È stupendo, stupendo, veramente stupendo. 9000 euro da scontare, no, no, è favoloso. Guarda quei piccoli colpi di pennello, bello davvero! Bello, bello, bello. Guarda cosa fanno questi, vedi che colpi bene. Lo lascio a voi, eh signori, lo lascio a voi perché mi sembra giusto darvi il tempo che volete per decidere. È un quadro immenso, davvero immenso. E noi proseguiamo e lo facciamo con una grande sorpresa. Perché quello che vi faccio vedere sono le ultime due straordinarie incisioni di Pablo Picasso ancora disponibili. Io tempo fa ho presentato, avevo una collezione intera eh, di incisioni di Picasso e l'avete tutte quante prenotate e acquistate. Queste sono le ultime due che ho e la prima opera mi ci racconta niente meno che Jacqueline Picasso, la donna che Picasso ha sempre amato, nella scomposizione della figura cubista. Attenti a quest'opera perché è un capolavoro, è il lotto numero 113. Solo un pazzo come me può offrirvi. L'opera è firmata da lui in basso a destra, Pablo Picasso, e quella che vedete è la straordinaria figura di Jacqueline Picasso e i grandi occhi. Ora, un pezzo così di Picasso, naturalmente pubblicatissima, storicizzata. Potrei chiedervi 7-8 mila euro, nessuno avrebbe il coraggio di dire cara. Ebbene amici, il primo che mi chiama la potrà rivedere senza impegno all'acquisto. Ha soltanto 2.750 euro. Ma, ma io ti appendo in casa un Picasso firmato, cioè rendetemi conto. 2.750 sempre da scontare degli sconti in vostro possesso. Capolavoro numero 113 e... Passiamo anche al prossimo, cioè al numero 114, queste sono le ultime due di Picasso che ho e questa è geniale perché troviamo Picasso che dipinge questi fiori e poi guardate sui rami dei fiori ci sono dei piccoli tori, animale a cui lui era molto affezionato, il toro, i toreros, datata al 1956 in questo caso offerta a soltanto 2450 euro ed è il numero 114 la gioia di dire bene porto a casa un picasso eh, non è da tutti a un prezzo così piccolo e poi il prezzo è ancora da scontare l'opera numero 114 adesso godetevi la bellezza di questa coppia di dipinti quante volte amici collezionisti mi avete chiesto una coppia di dipinti per vari motivi prima di tutto perché a livello proprio di arredamento mettere due dipinti antichi uno da una parte, uno dall'altra non so, viene in mente uh, sopra un comodino sopra dei comodini in camera da letto in un salotto, mettere questi due quadri al centro mettere un altro quadro, una specchiera insomma, a livello estetico è stupendo e uh, poi altre volte <coughs> ci sono dei genitori che hanno due figli Alessandro, io ho due figli e non voglio fare imparzialità, voglio due quadri antichi, stesso periodo. Bene, questi siamo a cavallo ancora fra il 700 e l'800, le cornici sono coeve e li, non li posso dividere. Tutti e due, lotto numero 115, arrivo. Eh. Ok, possibile. L'Orlando Move Tutto È Possibile. Amici, per tutte e due 1500 euro da ascoltare ancora. Beh, insomma, via via, togli, togli, togli. È una follia, sono bellissimi. 1500 per tutte e due. Adesso sogniamo con Luca Dall'Olio, questo grande artista surrealista italiano, con questo artista che è già sempre deliziato di questi paesi sul mare dai tetti rossi. Ed è il dipinto. Guarda che meraviglia i colori è un 30x30 ad olio su tela, numero 116, offerto a soltanto 1500 euro. In galleria ce ne vogliono almeno 3.000, giuro 1500. Luca dall'olio e questi paesini da sogno numero 116, grazie Damiano. Passiamo al numero 117. Questo è il grande Bernard Obertin, il genio questo quest'uomo che dipingeva con il fuoco, ed è uno dei suoi <coughs> The Saint Feu su tela disegno di fuoco su tela con i tre alumet. L'opera è archiviata, è un 40x40. In galleria ci vogliono 2200 2500 euro. Bene amici, 1200 euro soltanto, sempre da scontare. Eh? Il grande Aubertin, questo è il 117. Numero 118, questo è un quadro che io amo molto, mi piace moltissimo quest'opera. Ed è questo dipinto che racconta Gesù e i profeti. Siamo in Lombardia, siamo nei primi anni del 1700, è un dipinto lombardo di grande qualità. L'opera in visione, offerta a soltanto 1000, 1000 euro. Grazie. Bellissima. Questa è una dama di corte di Buckingham Palace a Londra. Ed è questa bella fanciulla dalla sciarpa rossa, dallo sguardo importante, questi grandi occhi neri e l'acconciatura importante, le gote rosse. Eh? E questo dipinto, numero 119, lo posso offrire a soltanto 1900 euro. Sapeste quanto costa questo quadro? La cornice coiva. Ed è una dama di corte di Buckingham Palace della regina d'Inghilterra. Numero 119, grazie. 120 e sono questi bellissimi momenti di pittura, i famosi divertissements francesi dove si racconta la figura di un seguace del boucher, questo gioco di fanciulli, offerto a 1200 euro ed è il numero 120. Un attimo solo che devo cambiare pagina, passiamo al numero 29. No, sì, e eh, osservate questa china e pastello molto vicina a Ingres, eh, questo artista francese, ed è un pezzo unico, eh. attenzione, l'opera in visione numero 29 la posso offrire a, senti che roba, 300 euro, cioè una stampa costa di più, chiaro invece questo è un pezzo unico, è anche molto elegante, e i 300 euro sono ancora da scontare, via! Numero 28 invece, questo è un capolavoro del Beviani, perché siete di fronte a un dipinto davvero eccezionale. L'opera, raramente i dipinti venivano firmati e intitolati. Questo invece è firmato dal Beviani, importante artista del Settecento Veneto, e l'opera si intitola La verità svelata dal tempo. Che quadro, amici! Che quadro è questo? Allora io voglio ricordare che, ed è evidente, pezzi del genere in trasmissioni regolari di Orlando, o o chissà quale ornetto o qualunque trasmissione, sono pezzi che regolarmente vanno a 3.500, 4.000, 5.000. Questa operazione si chiama Orlando Move. Alessandro Orlando ha deciso di chiudere la sede di Brescia. Mi trasferisco a casa, torno a casa, in Toscana. Ho bisogno di fare spazio e faccio questi pezzi sotto costo e vi regalo anche degli sconti importanti. Tutti voi avete gli sconti, un 10% di benvenuto a chiunque voi siate, 20% se prenotate due quadri e non è difficile con tutti questi quadri, 30% se prenotate tre quadri, nonostante il prezzo iniziale sia già molto basso. Cosa vuol dire? Qualunque sia il prezzo che mi sentite dire, il prezzo è comunque da scontare e quindi pensateci un attimo. Guardate che quadro è questo. Firmato dal Beviani. Quadro eccellente ed è il numero 28. Ha soltanto 2.500 euro da scontare ancora. Numero 28 in visione. Vai. E adesso passiamo al 27 e restiamo affascinati da questa fanciulla con questo, questi fiori in grembo dallo sguardo intenso ed è questo dipinto ad olio su tela numero 27 di Paul Borodin. Che vi offro a 300 euro soltanto. Che bei colori! Il seguente, cioè il numero 26, è un'opera molto preziosa. Intanto sfido chiunque a riuscire a dipingere questo ritratto di dama. In questo modo sembra una fotografia, e invece è tutto dipinto su ceramica e impreziosito da alcune pietre semipreziose incastonate nella nella ceramica stessa e tutto il decoro è in oro zecchino e come se non bastasse la cornice è tutta in foglia oro io non vi nascondo che ho pagato quest'opera una fortuna ed è giusto che sia così perché è un capolavoro ma questa è una missione sotto costo e avete anche i vostri sconti attenzione perché questa bella signora in realtà è Elisabetta di Baviera e l'opera in visione viene da Vienna lo posso offrire a 3.500 euro da scontare Dio mio, se è bella questa, eccezionale 3.500 da scontare, amici un capolavoro numero 26 se volete vederla ma poi ripeto, non dimenticate eh, che voi potete vedere, grazie potete vedere qualunque opera cioè, non è che si aspetta, Orlando, ma ho già prenotato tre opere, quattro qual è il problema? Cioè, non è che voi dovete acquistare tutto quello che prenotate ci mancherebbe, io purtroppo sono costretto ad andare veloce per rispettare i tempi televisivi, ma voi potete prenotare tutti i quadri che volete, rivederli gratuitamente e senza alcun obbligo all'acquisto, a casa vostra in tutta Italia o nelle nostre gallerie, o a Brescia o a Pietrasanta in Toscana, siete voi a decidere quando e dove. Ma l'importante è capire l'eccezionalità di questa visione e di questa promozione, che è chiaramente destinata a finire, non è che dura ancora mesi, chiaro? e occhio ai prezzi, quindi potete prenotare tutto quello che volete, Vedere se vi piacciono li acquistate e sapete che i pagamenti con Orlando li decidete voi, qualunque sia il quadro, qualunque sia l'importo, siete voi a decidere come pagare, quando pagare, in che modo pagare, con che sistema pagare. Numero 24. L'opera in visione è questo dipinto di Loriani, Andrea Loriani è un'altra grande firma. Dell'Ottocento ed è questo interno con frate, col fraticello, che vi posso offrire a 2000 euro soltanto ed è il numero 24. Grazie. Si passa al numero 23, lo facciamo con Martino Gorno ed è questa importante opera di Martino Gorno con questo decollage. Vedete? È, è esatto, perché lui è l'unico vero grande erede di Mimmo Rotella, che è stato il primo. A usare questa tecnica. È già un artista molto quotato. L'opera era il numero 23. Te lo così un istante, fermo. Lo posso offrire, ah, senti che roba, 300 euro, amici. È un pezzo unico eh, di Martino Gordo. Ma questo è un sottocosto, quindi va bene. E adesso un mercato cittadino. Andiamo a vedere il numero 22 e lo facciamo con quest'opera di Ugo Mascolo, questo mercato di fiori, olio su tela, offerto a soltanto 300 euro. Sempre da scontare anche questo, certo. è il numero 21, grazie, e 22, passiamo al numero 21 e lo facciamo con questa ciocciara datata 1859, è carboncino e acquerello, tu guarda che meraviglia, ne... pezzo unico, eh? datato 1859, è il numero 21, offerto a 500 euro, da scontare ancora, ai 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 e noi andiamo avanti e lo facciamo con lui, inconfondibile. Antonio Sciacca, questo artista che dipinge i panneggi davvero che fanno invidia a Michelangelo, è qualcosa di favoloso. Poi a livello anche di arredamento, mettere un dipinto ad olio così di Sciacca è qualcosa di speciale. L'opera in visione numero 19, offerta a 750 euro soltanto, sapeste quanto vogliono in galleria? Beh... 7,50 da scontare, grazie. E lui, Lefranc, invece racconta questo cavaliere napoleonico. È un dipinto ad olio su tela di un artista francese, è il numero 18, offerto a 300 euro soltanto. E adesso andiamo a Verona e lo facciamo con questo dipinto che racconta due, innamor gli innamorati più famosi d'Italia, Giulietta e Romeo è l'opera numero 17 La benedizione di Giulietta e Romeo è un dipinto ad olio su tela e lo vediamo l'opera in visione a 1900 euro numero 17 e numero 16 ritroviamo la pittura surrealista di Luca Dall'Olio con questo dipinto che con una notte piena di stelle anche con una stella cadente su questi paesini dai tetti rossi Olio su tela 30x30 offerto a soltanto 1500 euro. Grazie. Porta Taormina a Messina. Dipinto e firmato da Jean-Paul Dupré, un artista francese che firma l'opera in basso a sinistra ed è un artista molto quotato e molto importante. Questa è l'antica Porta Taormina a Messina. Lo tieni un attimo? Ok. Cornice stupende. Numero 15, lo posso offrire a 3.900 euro. E adesso il numero 12. Questo San Pietro in preghiera è l'opera invece uh, numero 12, dicevamo, uh, 3341, offerto a 500 euro soltanto. San Pietro. E poi andiamo a vedere il numero 10, questa fanciulla. È un dipinto ad olio di un importante artista dell'Ottocento. Guardate che occhi blu come il mare a questa fanciulla e è bello anche il suo fiocco nei capelli. L'opera in visione. È firmata da Salvatore Miradio. L'opera in visione ve l'offro a 1000 euro soltanto ed è l'opera numero 10, fermo lì, la numero 3 e invece questa marina, vai pure, che ci porta nella costiera malfitana, olio su tavola, è una tavola, ed è la numero 3 offerta a soltanto 500 euro, e il numero 1 sorpresa, Pablo Picasso. Datato 1959, una incisione Cavallo e Cavaliere, firmata da lui in basso a destra, offerta a soltanto 2.450 euro. Spingerei un, po', spingerei un po'. Bene, grazie, vieni pure da me, Alessio. Spingere un pochino in qua. Ditemi ora quali tra queste opere che avete appena visto volete scusate, rivedere con più calma, con più attenzione. Uh, sia di questa carrellata che dell'altra. Siamo in diretta, quindi se vi ricordate un'opera che avete intravisto e volete rivedere con più calma, chiamatemi adesso allo 030 72 oppure un messaggio al numero di WhatsApp che ogni tanto appare qua sopra, che è il 389 90 42 860. Ma ripeto, voi potete chiedere di rivedere qualunque quadro e non per questo doverlo prenotare quindi magari vi ricordate un'opera che avete intravisto in velocità questa sera oppure nelle serate scorse sperando che sia ancora disponibile ma preparatevi psicologicamente a vedere un capolavoro di alta epoca perché tra poco parleremo di Anton Van Dyck. e parlare di Anton Van Dyck in una trasmissione come questa dove avete prezzi sotto costo e sconti crescenti è una pazzia di Orlando, forse una delle più eclatanti. Ripeto, fate qualunque domanda. Se vi ricordate un quadro, non vi ricordate il numero del quadro, nessun problema. Datemi qualche indizio al fine di ritrovare l'opera che volete rivedere con più attenzione. E io volentieri la faccio cercare dai miei ragazzi, ve la faccio rivedere. Se vi piace la prenotate, altrimenti no. Con questa consapevolezza, chiamando in questa serata, avete ancora l'operazione Orlando Move, quindi sconti che sono destinati a finire, basta sconti, eh? Prima un po', okay? quindi se avete qualche richiesta fatela, ma preparatevi psicologicamente a vedere qualcosa di veramente pazzesco, chiaro? È un'opera a dir poco commovente la sua bellezza e qualcuno di voi potrà chiamarmi e dire Alessandro portamela a casa e questo è ancora più emozionante. Ma prima di passare al capolavoro di Anton Van Dyck, godiamoci ancora qualche istante la bellezza di questo dipinto di Anton Mauve, importante artista del 1600 olandese che ha dipinto questo quadro in maniera eccellente. Sono gli ultimi battiti di questa, di questa straordinaria operazione dove Orlando mi sta mettendo ogni tanto durante queste carrellate anche dei pezzi da brivido perché questi sono veramente pezzi da brivido. Il capolavoro in visione è un'opera con espertise esterna attribuita ad Anton Move, importante e prestigioso nome della pittura olandese del 1600, offerto a soltanto 9.000 euro e i 9.000 sono ancora da scontare. E allora penso, se avete già prenotato due quadri, Cosa vuol dire? Poterlo portare via a soltanto 6.300 euro. Meraviglioso. Veramente meraviglioso. Quadro pazzesco. Allora. Siete pronti per commuovervi? Perché tra poco vi faccio commuovere di sicuro con l'opera che stiamo per andare a mostrare. Perché ho visto che molti si appoggiano qua quando entrano. Sì, allora, in questi giorni di follie di, 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 di Anton Move, Orlando Move, in questi giorni in cui abbiamo veramente ho proposto a voi. Centinaia di quadri, centinaia, ne avete prenotati. Proprio oggi eh, la notizia mi ha un po' sconvolto. Mi diceva uno dei miei assistenti che ci sono ancora da consegnare 275 quadri. Eh, ne sono partiti tanti, eh, domattina ne partono altre tanti. Ma 275 opere da consegnare nelle vostre case. Scusate il ritardo delle consegne, ma. È evidente che questa operazione Orlando Moves vi è piaciuta molto, avete prenotato tantissime opere. Grazie, vuol dire che mi aiutate a fare questo trasloco velocemente, dove a voi non cambierà niente perché io sarò in diretta tutti i giorni, come sempre, non più dalla Lombardia, ma dalla Toscana. Eh? Da 58 anni ho sentito questo bisogno, quello di tornare a casa. Io sono nato e cresciuto a Firenze. E tutto questo lo faremo presto. Adesso è chiaro che durante queste serate in cui vedete queste centinaia di quadri uno dietro l'altro, poi ogni tanto, sinceramente a malincuore, sono onesto con voi, tiro fuori dal cavò qualcosa di pazzesco, qualcosa di molto 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 prezioso. E ve lo offro a un prezzo sottocosto e vi regalo anche i vostri sconti. Signore e signori, Anton van Dyck, una pietà di una bellezza della quale mi piacerebbe sentire il vostro commento, perché sono quadri per i quali devi pagare il biglietto in un museo per vederli. Sono dei riflessi che non mi piacciono. No, prima non l'avevo visto. Quindi, uh, io quello, allora, non so come si vede il quadro, perché ovviamente nessun quadro nasce per essere visto in televisione, figuriamoci, un capolavoro che ha 400 anni, poi la provenienza è molto importante come famiglia da quale proviene il quadro. Poi provare ad andare di là, fare qualcosa, ok. Peggio ancora, ok, si vede malissimo. Perfetto. Va bene, va bene. Allora, che mi dite? Cosa mi dite amici? Alessio, accarezza il volto della Vergine e del Cristo, per favore, perché sono emozioni forti quelle che si provano. È strepitoso. Ah, ecco. Audio. Sì, adesso cos'è? È, È chiudo? Cosa, co cosa possiamo fare? Cosa, cosa posso mostrare di più importante, di più bello, di più di più prezioso, di più eh, commovente, è il caso di dire davvero bellissimo è qualcosa di pazzesco davvero è. Stare vicino anche a un quadro come questo non è semplice. Quindi? Ok. Amici, allora io in tutti questi anni, come sapete, sono... Chi di voi mi segue da tempo... 35 anni che faccio televisione, di cui 7 anni dalla mia rete che porta il cognome della mia famiglia. E decisamente questo è uno dei quadri più importanti che siano passati nella mia galleria. Quindi pensate a quanto poco senso abbia che io lo svenda e tantomeno che mi faccia anche degli sconti. Eh? Ma va bene così, è una decisione che ho preso e quindi va bene così. L'opera ha uno stato di conservazione perfetta, nonostante i suoi 400 anni, ma dovete pensare all'attribuzione, perché parlare di Anton Van Dyck, poi soprattutto con un pezzo come questo, è chiaro che è un pezzo facilmente valutabile, 150, 200 mila euro, senza problemi, perché il quadro è un capolavoro. E non è una copia del Van Dyck, chiaro? Questo è un capolavoro di bottega, vero? Ora, accarezza nuovamente il volto dell'angelo, della Vergine e del Cristo. Dimmi, di tu, dimmi, tu, dimmi, tu dimmi, tu. Allora io non so quanti quadri avete prenotato finora, quindi non so che sconto avete in mano, ma qualunque sconto possiate avere anche un 10% dal prezzo che vi faccio è, è assurdo. Il primo di voi che mi chiama lo potrà rivedere con calma, far vedere al suo amico esperto. Tutti hanno l'amico esperto, non lo sai. Uh, Farlo vedere, ma quando ve lo porto a casa questo quadro avrete una forte emozione, quell'emozione che si ha quando si è di fronte a un pezzo da museo. Considerate questo il mio più grosso regalo di questa straordinaria estate 2022. Il primo che mi chiama lo potrà rivedere a 7.000 euro. E se per caso hai prenotato altri due quadri stasera o nei giorni scorsi, tu lo potrai rivedere a 4.009. <ride> a voi, in bocca al lupo, amici. Pezzo da brivido. Favoloso. Veramente fantastico. 7.000 euro soltanto. 7.000 euro che non pagherete mai perché vi regalo gli sconti progressivi. Spettacolo! È confermato. Confermato. Allora, uh, grazie. È confermato, è inutile continuare a chiamare. Va bene, andiamo a rivedere i capolavori della carrellata, lo facciamo tra un istante. Rivediamo prima l'Anton Moves, per favore. Lo rivediamo? Scusate ancora un istante. Eccolo qua. Capolavoro di Anton Moves, caposcuola, caposcuola del 1600 olandese, offerto... Sì, volentieri manca 5 minuti eh, non ricordo eh, Roberto aiutami per favore Anton Move offerto a soltanto 9.000 euro sarà divertente quando andrete a scoprire a notare le quotazioni di questo artista, anche perché vi ho già detto in più di un'occasione che la pittura olandese, la pittura fiamminga sta facendo dei grandi numeri e continua ad essere sempre più importante, sempre più costosa. Offrire questo capolavoro a soltanto 9.000 e poi darvi anche degli sconti crescenti è chiaramente una follia perché poi se hai... Prenotato a tutti e due quadri lo porti via a 6.300 euro. 6.000 euro è il prezzo di un paesaggino fatto non so da chi. Questo invece è uno dei più grandi maestri olandesi del 1600. Anton Moves ha soltanto 9.000 da scontare. Meraviglioso. Ripeto, meraviglioso. Allora, grazie, Alessio. Hanno chiesto, hanno chiesto di rivedere eh, i capolavori della carrellata. Adesso lo andremo a rivedere. Continuate con le vostre domande. Io sono ancora sconvolto, vi dico la verità, dalla bellezza di quel quadro. Sì, lo so che sono novecentista, eh, ho sempre trattato Novecento, contemporaneo, fin da piccolo in casa, va bene, però la pittura antica ha qualcosa in più, scusate, lo devo dire. Eh, io, io poi in questi ultimi anni, ho detto questa cosa perché è vero, non avete idea di quanti miei clienti che compravano solo moderno e contemporaneo sono passati all'antico. Un po', devo dire, eh, anche disturbati da questi mercati del moderno e contemporaneo, talvolta un po' torbidi, mentre l'antico non tradisce mai e questo è un investimento totale, soprattutto un pezzo come questo. Allora, appena il regista mi dà l'ok, okay, ci spostiamo in carrellata, ok? Intanto godetevi ancora la bellezza di questo capolavoro. Allora, siamo in un momento magico da questo balcone a Venezia e queste mademoiselle, queste belle signorine che eh, ascoltano la parola di questo giovane e poi la bellezza anche, se vogliamo, di quest'altra che si sporge dal balcone. Bello, bello il quadro perché è un momento di, eh, di gioia, di, di bellezza e di romanticismo, perché no? Ok. Allora... Costa 2500 euro, ma questo non è un vostro problema perché il primo che mi chiama glielo offre soltanto 1000 euro. E naturalmente i 1000 euro sono tutti i prezzi che dico sono sempre da scontare dei, degli sconti che avete in vostro possesso. Voi sapete che chiunque voi siate, anche se non avete prenotato niente fino ad oggi, uh, non avete mai prenotato niente in Orlando Arte, avete subito un 10% di benvenuto, nonostante questi prezzi: 10%, 20% con due quadri, 30% con tre quadri. Tutto chiaro? Numero uno, a soltanto, eh, 101 ha soltanto 1000 euro. Ah, io dovevo stare di là, ecco perché ti vedo un po' a me. Sorry, sorry. Vedevo Damiano vicino a me, ma dicevo come, mai? adesso mi sposto. E andiamo a vedere il numero 102. Vai. 102 è un capolavoro, un capolavoro di alta epoca. Siamo nella prima... Uh, dunque il numero 102, ok siamo niente meno che alla fine del cinquecento il capolavoro che vedete è uno straordinario dipinto dell'accademia dei carracci che racconta madonna con bambino e san domenico la è una stima di 12 14 mila euro vi ricordo che ogni dipinto antico è corredato da una stima ufficiale firmata e consegnata a voi oltre ovviamente se ci sono delle expertise esterni l'opera viene da un'importante collezione della città di verona e eh, quest'opera la stima di 12-14 la posso offrire a soltanto 3.900 euro da scontare ed è il lotto numero 102 vai adesso andiamo nella campagna veneziana quello che state vedendo è un capolavoro che racconta la tenuta dei foscari Conoscete la famiglia dei Foscari a Venezia, è un'istituzione, Ca' Foscari, a Venezia è un luogo magico. Questa è la, 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 la casa estiva dei Foscari, chiaro, la loro tenuta in campagna estiva. Ed è un capolavoro veramente splendido, dipinto. Tra l'altro, impreziosito da una cornice maestosa, direi. Ed è questa loro abitazione nella campagna veneziana, guardate, ecco, si può vedere da vicino i personaggi, il laghetto, è qualcosa di magnifico, cioè è un quadro importante anche perché racconta una tenuta importante. Eh? Ed è il numero 103, ok. La stima di 9-12 euro mi sembra che è giusto, 2.900 euro soltanto, sempre da scontare, capolavoro veramente un quadro molto importante che nessuno sconterebbe mai, ma io devo fare spazio, devo snellire questo magazzino e va bene così. È un quadro veramente favoloso, ha soltanto 2.900 euro da scontare ancora dei vostri sconti ed è il 103. Passiamo al numero 104. Allora, questo quadro è un quadro firmato da Tiziano Bertacco. Questo artista ha vinto il primo premio nel dipingere questo quadro durante una mostra che è stata fatta di artisti contemporanei che dovevano ritrarre la figura di Benito Mussolini. Quindi eh, questo ritratto del Duce è un dipinto ad olio su tela di Tiziano Bertacco. Artista veneto, e ha dipinto quest'opera intitolandola Mussolini futurista. Chiaro? Ed è un quadro pittoricamente straordinario, perché è veramente ha dei colori favolosi, e questo è proprio il suo Mussolini. L'opera in visione, mi trovate, 20, La posso offrire a soltanto 2500 euro. 2.500 euro soltanto per questo grande dipinto ad olio su tela di Tiziano Bertacco ed è il numero 104, grazie. E adesso andiamo a Parma e lo facciamo con questo grande artista della città di Parma che si chiama Giacomo Ponzi, l'artista che è sempre stato celebrato come l'uomo che usa la tavolozza di Vincent Van Gogh, un artista... Che si sveglia molto presto al mattino, e qualunque sia la condizione atmosferica, sole, pioggia, neve, lui con i suoi colori dipinge en plein air, cioè all'aria aperta, alla maniera dei grandi impressionisti. Sulle rive del Taro, il fiume Taro è quel fiume che bagna la, tutta la provincia di Parma, e la bellezza di questo quadro racconta proprio questo sole importante, la vegetazione e questa sua matericità che lo rende davvero unico. Entriamo nel dipinto per scoprire quello che vi sto dicendo. È il grande Giacomo Ponzi, è un olio su tela, è un 80-80 in galleria. Io Orlando, in galleria Orlando, questo quadro io lo tratto intorno ai 2.500, 2900 euro, perché no? Ma questo, questo è un fuori tutto le cose cambiano. Amici, il primo che mi chiamano potrà rivedere. Ha soltanto mille euro e mille euro sono sempre da scontare. Gran bel quadro, gran bel quadro, davvero e grande artista perché è un artista molto serio. È il numero 105, se volete vederlo. Avanti. Il numero 106, da Parma, torniamo a Venezia con questo ritratto di nobildonna veneziana con un cappello importante. Lei splendida, l'abito. Favoloso ed è questo dipinto del 1700, quindi ha 300 anni di storia, uh, stato conservativo perfetto. Che posso offrirvi a 2900 euro, sempre da scontare. Ma è meraviglioso, bellissimo. Un ritratto di nobile veneziana del 1700 e dell'opera numero 106. Numero 106, visione, passiamo adesso al numero 107. E eh, Mamma mia, eh, che meraviglia è questo. Un inno all'amore universale. Un bambino di colore e un bambino biondo che si baciano e la Vergine Maria che coccola tutti e due. Che quadro splendido. E questo numero 107. Grande amore, lui è un artista francese che l'ha dipinto, Paul Borodin. L'opera in visione ha soltanto 900 euro da scontare ancora. Bellissimo quadro, veramente veramente bello. E di grande significato. L'opera in visione è la numero 107 e passiamo al numero 108 numero 108 che ci porta a vedere un capolavoro di Giuseppe Zais <coughs> chi è Giuseppe Zais? è il più grande il più importante artista veneto del 1700 e questo è un capolavoro di bottega e artista mi suggerisco è anche un grande quadro dimensionalmente anche importante e queste sono proprio le luci di Zais, allora l'opera e ancora da pulire, eh, se desiderate, io eh, ho sempre sconsigliato di far pulire i quadri antichi perché mi è successo due volte. In sette anni ho fatto pulire due volte un quadro. La, la, colui che aveva prenotato il quadro anzico lei, non l'ha voluto più perché dicevo orlando non mi piace più il quadro quando. Ma è normale, tu togli da un dipinto 300 anni di storia, eh, è chiaro che cambia il quadro, no? Però, se volete pulirlo a vostra non vostre spese, ve lo faccio pulire io gratuitamente, però sappiate che il quadro cambia totalmente. Eh? Ok, questo è il grande lavoro di Giuseppe Zais ed è il numero 108. Ve lo posso offrire a soltanto 3500 euro. Attenzione, non ho detto cerchia di Zais o ambito di Zais. Questo è addirittura è bottega e artista. Bene, non male. Eh? Gran bel quadro, tre e mezzo di Mitea. È il numero 108, e adesso musica. No, no, ancora no: la musica. Vedevo lei dietro. Eh. Allora, scusate, ma ho intravisto questa fanciulla con il tamburello. Invece, prima di musica, parliamo del Sacro Cuore di Gesù con questa esaltazione, appunto, della del Sacro Cuore di Gesù è un dipinto della prima metà del 1600 dell'Opera 109 che vi posso offrire a soltanto 2000 euro se sapeste da dove viene questo quadro non ve lo posso dire ve lo dico privatamente è un quadro che viene da una grossa collezione 2000 euro soltanto senti che prezzi e e i 2000 sono ancora da scontare. È l'otto numero 109. Adesso musica con questa bella ragazza dagli occhi neri, i capelli neri che danza. Guardate che, che meraviglia! È un quadro anche dimensionalmente importante. E lei sta ballando e suonando il tamburello. Ed è questo grande dipinto firmato da Mario Rinaldi. In basso a destra la firma è ben visibile, giusto? Rinaldi in basso a destra, l'artista che lo ha dipinto. Uh, L'opera in visione, amici, ha soltanto 1500 euro. Grande il quadro, bello, grande e pieno di vita e di gioia. Eh? Questi sono questi bellissimi momenti di, di grande, la grande pittura napoletana. Grazie Damiano, passiamo al prossimo e vediamo il numero 111. Ed è questo paesaggio, lacustre, siamo in montagna, le capre e questo grande dipinto ad olio su tela firmato da Villani, l'opera in visione, Villani è un grande nome, un grande personaggio, una grande firma, l'opera in visione offerta a soltanto 4.500 euro. Le quattro e mezzo, sempre da scontare. L'opera è la numero 111. Per passare poi, arrivo al numero 112. Guardate che spettacolo è questo capriccio. Allora, siamo a Roma, nei primi anni del 1700, un quadro maestoso, veramente favoloso, bellissimo. Questo capriccio i personaggi. Vedete che cos'è. Ma che quadro, lo dobbiamo tenere così. Ehm. Ok, è il numero 112. Eh. Amici, lo posso offrire una stima di 7,5-9, mi sembra più che giusto. A soltanto 2500 euro. Gran bel quadro, gran bel quadro. Roma 300 anni fa. E adesso andiamo a vedere l'opera dal 112 andiamo al numero 90 ve lo facciamo con questo importante dipinto da Raffaello che racconta questo incendio del Borgo è il numero 90 uh, quindi Roberto vado da... ah, ok prendo l'ultima pagina giusto ok <coughs> Ok, allora 86 x 27 offerto a soltanto 3.900 euro. Guardate che ricchezza questo quadro, l'architettura, i personaggi. Ed è questo incendio del borgo, l'opera è la numero 90. Io vedo molto scuro, forse è una mia impressione. Eh. Ah, ok, ok. Nonostante le luci professionali. Vai. Oh, lui, lui è simpaticissimo. Guardate la bellezza e l'allegria di questo personaggio. È un musicista, è dell'opera numero 89. Si tratta di un dipinto tedesco che ritrae questo musicista. Attenti, con una bellissima cornice coeva. Ha uno strumento musicale che sinceramente non conosco eh, in braccio. Ma è l'espressione sua che è bella, è piena di vita e di allegria. L'opera visione numero 89 lo posso offrire a soltanto 900 euro. E dal numero 89 si passa al numero 88, una importante composizione di frutta in un interno con una cornice coeva, bellissima, una cornice ghioscea autentica ed è il numero 88, offerto a 1000 euro soltanto, e questo è il numero 88, 1000 euro per lui, soltanto la cordice chioscene costa 3000, ma va bene. Ok, e adesso un paesaggio favoloso perché poi è una scena di caccia, questa che vedete è l'opera numero 86, è l'opera in visione... Uh, questa caccia sul fiume, firmato da Edoardo Gerotti ad olio su tela, è un grande quadro, bene, 900 euro soltanto per lui. Grazie. Quadro importante perché questo che vedete è un dipinto che ritrae la famiglia di Wolfgang Amadeus Mozart, la madre e il fratellino di Mozart. Questo è il grande dipinto numero 85, che ritrae proprio la sua famiglia. L'opera in visione la posso offrire a soltanto 1.900 euro, la stima di 7,5-9, anche in questo caso. Come? La? Lo strumento che suonava ah, un gentile signore, il signore ha chiamato per uh, suggerirmi uh, come si chiama lo, quello strumento del signore? Gironda? Gironda? Gironda. Ecco, grazie per avermi dato questo suggerimento perché non, non conoscevo quello strumento. Gironda. Grazie ancora. L'opera in visione, dicevamo la numero 85, grazie Damiano. E adesso passiamo al numero 84, lo facciamo con quest'opera quest d'olio su tela che parla appunto di, di questa cacciagione e la selvaggina. Ed è l'opera eh, firmata da Edouard Savigny, è un artista francese che lo ha dipinto, offerto a 700 euro ed è l'opera numero 84. L'83, parliamo ancora una volta di un artista tedesco, ma è un artista molto quotato e famoso, perché l'opera in visione, un attimo che devo cambiare pagina, ti hanno inclinato Damiano, è attribuito a John Schneider, un nome immenso, ed è questa Caccia alla Volpe, dove questi cani cercano, vedete, di cacciare questa Volpe e i, 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 i cacciatori che arrivano li vediamo arrivare sullo sfondo è questo capolavoro un dipinto molto importante ripeto attribuito a John Schneider l'opera in visione senti qua 750 euro ah, 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 ah. esatto sempre da scontare andiamo avanti il numero 82 ci porta a vedere questo dipinto invece di eh, Paolo De Tommasi, eh, un dipinto dell'Ottocento, che racconta la figura dello scrivano di strada che un tempo si usava appunto perché non tutti sapevano leggere e scrivere. Lui arrivava nei paesi e poteva finalmente leggere le lettere e anche scriverle a chi lo desiderava. Questa è l'opera di De Tomasi dell'Ottocento, eh, la posso offrire, numero 80 idos a 3.500 euro. Numero 82 in visione, adesso passiamo al numero 81. Lo facciamo con questo capolavoro del periodo del Liberty. È un quadro molto importante. Ho già detto ampiamente: eh, negli ultimi anni c'è questo grande amore e grande passione per eh, le opere realizzate in questo periodo. Tutto ciò che appartiene al Liberty, l'arte Eco, l'art nouveau. Uh, è sempre molto amata eh? e uh, sempre di più proposta anche a grandi collezionisti a livello di investimento perché il Liberty e il Deco si compra ancora a prezzi ragionevoli ma sta salendo molto e il quadro è davvero bellissimo allora lo vediamo attentamente e questo olio è su tela numero 81 amici uh, ok <coughs> Diana Indimione, la figura mitologica, posso offrirvelo a soltanto 1500 euro. Ed è l'opera numero 81, grazie Damiano. Passiamo al numero 79 e lo facciamo con questo dipinto di Sirombo, altra grande firma che raccontava questo mercatino, questo mercato di città ad olio su tela, offerto a 1500 euro. E questo è il dipinto di Sirombo numero 79. Grazie. Passiamo al numero 78 e lo facciamo con quest'opera fantastica di dove si vede questa frutta fresca. È proprio un'opera che racconta l'estate, con questo pappagallo rosso che ci guarda incuriosito. Ed è la grande opera numero 78 in visione che vi posso offrire a 2.000 euro. Gran bel quadro, bello bello bello. Cioè, ti, ti illumina una parete un quadro così. Ed è il numero 78. E adesso andiamo a sentire invece la musica di questo pastorello che incanta queste caprette nel bosco. Ed è l'opera numero 77. È un artista francese che lo ha dipinto. Il suo nome è Louis Lefranc. Lo posso offrire a soltanto 400 euro. Che bellino che è, seduto sulla pietra. E suona il suo piffero ed è il 77 avanti, amici, Nino Caffè, il grande magnifico caffè con questo olio su tela, 60x80, e questi pretini vicino alla voliera sullo sfondo, chiaramente immancabile. San Pietro. L'opera in visione. Sì. Numero 76. Lo posso offrire? Ma costa 9.000 euro un quadro così. Ha soltanto 5.500 euro. Vai. Questo è il capolavoro di Nino Caffè. Numero 76. Un attimo solo, da rivedere l'81, ce l'hai a portata di mano? Lo vediamo subito, eccolo qua. Eccolo qua, vabbè. Ah è il capolavoro Liberty questo è il numero 81 la bottega è quella di Fragonard e scusate se passo davanti l'opera racconta il mito di Diana e Endimione figura mitologica importante gran bel quadro a un prezzo così piccolo il numero 81 da rivedere per una gentile signore o signora che ha parlato con Roberto Questo è il numero 81, l'abbiamo visto. Vai. E rivediamo con piacere l'opera di Nino Caffè. Ad olio su tela grande e importante. Vamos. E il numero 75, questi bambini che fanno il lavoro dei grandi, è un dipinto del 700 Veneto, vestito da una cornice così importante, così bella che Alessia non ci fa vedere <ride> okay. eccola qua adesso vediamo anche la cornice numero 75 offerto a 2400 euro confermato il 77 confermato grazie 77 E adesso passiamo a un ritratto anche il 75 e l'81, grazie. E il numero 74, quello che vedete, è un momento di grande pittura perché è il ritratto di una nobil donna che indossa l'ermellino, quindi una donna non solo molto bella ma anche di grande potere. Ed è quest'opera che posso offrirvi questa sera a soltanto 2500 euro. Gran bel quadro, bello e importante, numero 74 in visione. Avanti andiamo a vedere il numero 73 e lo facciamo con questo dipinto ad olio su tela di Gianfranco Fallardi, uno dei grandi e forse decisamente l'ultimo futurista italiano che ha sempre lavorato a Parigi e studiato a Parigi, sì, laurea in Accademia di Belle Arti a Parigi. Numero 73. Amici, 700 euro. In galleria vogliono 4500 per un fallardi così. Ai ai ai, 700 euro da scontare. Ed è l'opera numero 73. E adesso torniamo in Veneto, lo facciamo con un... Ah no, 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 prima torniamo a Roma. È l'opera di Peter Rose, detto Rosa da Tivoli, un capolavoro di Peter Rose. Siamo nel 1600 e siamo a Roma. Quadro veramente pazzesco. L'opera in visione, numero 72. Costa 9.000 euro, amici, perché Peter Rose è una grande firma. Questa è la sua stima. Ma questo è un fuori tutto, è un sottocosto con sconti crescenti. E prima di voi che mi chiamano potrà rivedere a soltanto 1.900 euro. Mamma mia! Peter Rose, detto Rose da Tivoli. Grazie Damiano. E adesso un, un magnifico paesaggio. Vediamo, visto che stasera siete, mi avete aiutato prima con la decifrare quello strumento musicale, questo è un quadro che a me piace moltissimo, ma eh, non riesco a capire, eh, nonostante abbia girato il mondo, l'Italia ovviamente, non riesco a capire dove ci troviamo, magari qualcuno di voi riconosce questa piazza, una piazza importante, perché vedete ci sono delle fontane qua in primo piano, poi qua un obelisco e poi questi ragazzini che giocano con questo antico gioco della ruota e il bastone. È un quadro, è un olio su tela eh, su tavola dipinto in maniera eccellente. A me piace moltissimo. Ed è numero 70, e fammi sapere, Roberto, se qualcuno riconosce che piazza è questa o che città è questa, lo offro a soltanto 1000 euro sempre da ascoltare E adesso un volo all'improvviso. Guardate qua che inno alla gioia di vivere questo, ed è il numero 69, Geria Verschnack, l'artista, 500 euro per quest'olio, offerto a soltanto 500 euro. Grazie, passiamo al numero 68, e lo facciamo con quest'opera di Arturo Rietti, un importante artista dell'Ottocento. L'opera in visione, offerta a 2000 euro. Questo vaso con dei fiori in un interno, molto vicino a Morandi, mi piace tanto questo quadro. Tra l'altro, ha una cornice anche particolarmente bella. Arturo Rietti, offerto, ripeto, a soltanto 2000 euro. Da scontare sempre. Vai, passiamo al numero 67, lo facciamo, no al numero 66 scusate, e lo facciamo con questo seguace di Paul Brill, un paesaggio montano. Siamo nel 1700 e l'Opera in Visione con questa prospettiva e profondità magnifica, guardate il fiume che scorre lento, bellezza anche del cielo, l'Opera in Visione offerta a soltanto 2000 euro. 2000 euro. Numero 66. E adesso torniamo a parlare del periodo del Liberty, lo facciamo con questo magnifico dipinto. Ancora una volta ritroviamo questo artista francese, ma devo dire che gli artisti francesi hanno veramente creato dei capolavori nel periodo del Liberty, parliamo 1920-1930. Ed è questo splendido dipinto che racconta la figura di Venere e, Venere e Amore, eh? in questo caso l'opera in visione ha soltanto 500 euro da scontare è un olio su tela attenzione è un'opera che ha 100 anni ed è bellissima 500 euro soltanto per lei numero 65 e adesso grazie eh, Damiano il numero 64 64 ci porta a vedere questo grande poeta della pittura italiana che io amo molto ed è eh, l'opera di Claudio Feruglio, è un dipinto ad olio di Feruglio, un grande quadro, che vi posso offrire questa sera a 900 euro soltanto. Ed è questo momento magico in cui lui racconta sempre la figura di un essere umano al centro dell'universo ed è favoloso. Numero 64 in visione, 900 euro soltanto. Ma il 63 è un capolavoro di alta epoca, un quadro molto importante, perché è un capriccio dei uh, primi anni del 1700 e tra l'altro con la sua cornice coeva, qualcosa di, uno di quei quadri che arreda con un gusto superiore, senza dimenticare poi l'importanza dello stesso quadro immenso davvero davvero splendido la previsione numero 63 offerto a soltanto 4.500 euro a fronte di una stima dai 9 ai 12.000 questo è il capolavoro numero 63 passiamo dunque al numero 62 e lo facciamo con questo la ma che meraviglia guardate qua che luce e che colore, queste rose e queste pesche in un interno. Gran bel quadro. L'opera in visione è la numero 62. Pensate, un capolavoro simile ve lo posso offrire a soltanto 1000 euro. È veramente bello questo quadro. Più lo guardo e più mi piace. 1000 euro soltanto, grazie, Damiano. Passiamo al numero 61 e lo facciamo con questo dipinto particolarmente raffinato di un artista cinese. È un paesaggio invernale. Già di per sé i paesaggi invernali mi piacciono molto. Figuriamoci, poi un artista cinese. Il suo nome è Liang Xing Ting. È un paesaggio con betulle. Che vi posso offrire a 500 euro ed è il numero 61. guarda i colori splendidi che ha questo quadro. E poi ti sei accorto: se puoi entrare nel dipinto, quella figura vicino a casa c'è cioè della neve sulle case. Un gran bel quadro. Ling Xiaoting. Avanti, passiamo dal 61 al numero 60 e lo facciamo con questo dipinto, un omaggio a Velasquez, di questo autoritratto di un artista nel suo studio con tutti i quadri appesi a parete e lui che ci guarda con uno sguardo sognante perché sta, sta per creare un'opera d'arte ed è il numero 60 in visione. Prezzo, un secondo Damiano offerto a soltanto 1.500 euro. Via! Numero 59, Antonio Sciacca di scena con questo melograno, il grande imperialismo di questo artista unico nel suo genere. È un grande quadro, un metro per 70. Numero 59, arrivo. Offerto a 900 euro soltanto. E adesso attenzione al prossimo dipinto perché parliamo di un capolavoro, numero 58, di una Madonna con bambino, Veneto Dalmata, della 1500. Siamo nella prima metà del 500, amici. Che quadro. È un top lot. L'opera in visione ve l'offro a 3.900 euro soltanto. Via. Passiamo al numero 57, lo facciamo con questo grande dipinto ad olio su tela, firmato da Viktor Cernenko, si tratta di un artista russo. L'opera in visione, offerta a 300 euro soltanto, ed è il numero 57. Per passare poi al numero 56, lo facciamo con questo ritratto: niente meno che di Arturo Toscanini, il più importante, il più grande direttore d'orchestra di ogni tempo. Ma vi prego di notare come è dipinto questo quadro perché è emozionante, davvero pittoricamente stupenda, è un artista francese, Ale Franca ancora, che ha dipinto e ha ritratto Arturo Toscanini. L'opera in visione è la numero 56, adesso passiamo a un grande contemporaneo, lui è Michele De Marco. E la scomposizione cubista di una figura donna è l'opera numero 54, offerto a soltanto 1000 euro. Mamma mia! 1000 euro da scontare, cioè allora non dimenticate che questi prezzi valgono solo per questa trasmissione, cioè in Galilea ce ne vogliono 3,5, 4. Chiaro? 1000 euro da scontare. Gran bel quadro, giusto e poi artista che lavora molto seriamente. È il numero 54, e adesso per i grandi collezionisti di dipinti di alta epoca importanti. Facciamo un salto nel tempo di 500 anni amici e il capolavoro che vedete è uno straordinario dipinto che racconta il ratto delle Sabine. Chiaro, è un quadro molto importante e di grande prestigio di collezionismo. L'opera in visione, numero 53, adesso vi dico, lo posso offrire in questa sessione. Se ancora qualcuno ha qualche dubbio che questo è un sottocosto, 2.000 euro. Sì, ma 2.000 euro che non pagherete mai. Perché avete i vostri sconti. Tutti voi avete degli sconti. 2000 da scontare un pezzo che ha 500 anni, cioè, Capolavoro, vero? Via, via, togli, via. Numero 52, invece. Eh, cioè, poi viviamo in un momento storico in cui tutti stanno investendo su dipinti antichi. Io sto svendendo capolavori simili. Beh, approfittate, ma direi che l'avete fatto in questi giorni. E come? Numero 52. Bella lei che ci guarda, stava leggendo un libro e noi l'abbiamo distratta probabilmente in questo momento, in questo salotto con i fiori. È un dipinto ad olio su tela che posso uh, offrirvi a 400 euro soltanto. Volcissima lei. E adesso, grazie Alessio, il dipinto numero 51 è questo grande castello sulla Rupe, le barche, ed è un dipinto fiammingo numero 51, la stima di 7,5-8.000 euro. Amici, 2.000 euro soltanto per lui. 2.000. Gran bel quadro. Numero 51 via e passiamo invece a Enrique Ortugno, espressionista spagnolo di grande fama e un grande nome ed è questo gran bel quadro datato 1975. L'opera in visione è la numero 50 a 1500 euro. E adesso andiamo a Venezia e lo facciamo con questo capolavoro una grande importanza, cioè, mettere un quadro così in casa sarete d'accordo con me. È come aprire una finestra su Venezia tutta la vita, no? È una cosa favolosa, grande, bello, importante, solare. E questo dipinto di un seguace del Bellotto, l'opera dell'Ottocento, una bella cornice coeva. Amici ha soltanto 2500 euro, sempre da scontare, ok? Guarda qua. Gran bel quadro, gran bel quadro davvero. E noi andiamo avanti, lo facciamo con l'opera seguente, c'è cioè la numero 48. Ed è questo dipinto, ancora una volta di alta epoca, che racconta Daniele nella fossa dei leoni. È un dipinto del 1600, guarda la bellezza degli angeli in cielo. Si tratta di un dipinto di un seguace di Peter Paul Rubens. L'opera in visione offerta a soltanto 3800 euro. Gran bel quadro, importante e rarissimo nel soggetto. Avanti, passiamo adesso al numero 47, lo facciamo con questo dipinto di. E beh, il grande Fallardi è veramente una meraviglia. Cioè, voi dovete approfittare di queste follie mettere. In Otta Missura dove avete un prezzo sotto costo, sconti crescenti, un capolavoro d'arte contemporanea così. Questo è l'uno dei grandi ultimi futuristi italiani. Lui è Gianfranco Fallardi, l'opera in visione Un metro per un metro, ad olio su tela, archiviata. Amici, solo stasera mille euro da scontare, ma pensa cosa, pensa cosa ti porta in casa un quadro di un artista veramente internazionale? L'opera è materica, bella, giusta, ed è il 47. Questo è un artista che ha fatto tanta storia. Poi c'è qualcuno tra voi che spende 7-8 mila euro per artisti che vi hanno giurato che costeranno assai. Invece questa la storia l'ha fatta davvero, la storia non tradisce mai. Mille euro. Andiamo avanti, lo facciamo con questo ritratto del vescovo Alfonso Gonzaga, è un dipinto del 1600 che ritrae. Questo importante vescovo della città di Mantova. L'opera in visione, 46. Ve lo offro a 3.000 euro soltanto, la cornice coeva e il quadro è un capolavoro. E adesso passiamo al numero 45. E lo facciamo con questo dipinto orientalista davvero splendido, dai colori così caldi. L'opera in visione è l'opera di Victor Cernenco. Lo posso offrire a 500 euro. Che bel quadro che è, ha dei colori meravigliosi. Ed è il numero 45, grazie Damiano. Passiamo adesso al numero 44 e lo facciamo con un pezzo da museo. Questo è uno dei pezzi più importanti di questa carellata perché è l'uomo che ha dipinto i più bei capricci nella storia del 1600. Siete di fronte a un capolavoro del Panini? Proprio lui. Firma inconfondibile del Panini sono questi chiaroscuri. Opera molto elegante, per una casa elegante, dove si voglia mettere solo quadri importanti. Allora, l'opera in visione ha una stima di 12-15 mila euro. Il guai, chi dice caro? Perché parlare del panini vuol dire parlare di queste cifre. Bene, amici, 3.009 da scontare. Dedichiamo qualche istante a questo capolavoro perché offrire quest'opera a questo prezzo e poi regalarvi anche degli sconti non ha senso, davvero no. Esatto. È bellissimo. passiamo adesso al numero 43 e lo facciamo con questo dipinto davvero simpatico, mi piace tanto al mio regista questo quadro, mi chiama molto i cagnolini e quest'opera offerta a soltanto 300 euro, che simpatica, guarda che belli, stanno aspettando il loro padrone, L'opera Visione numero 43, adesso andiamo a vedere il numero 42 e lo facciamo con questo dipinto ad olio su tela che racconta questo ritratto di uomo con barba dipinto in maniera davvero eccellente. L'opera è la numero 42, offerta a 400 euro. Avanti. Passiamo al numero 41 e lo facciamo con questo grande, eccezionale dipinto che è un inno alla gioia. Con tutti questi pappagallini sui Ramoscelli, guarda che colori, e poi con una cornice, una cornice eccezionale che gli fa d'abito. Ed è l'opera numero 41 che vi posso offrire a soltanto 2200 euro. Adoro Damiano, posso fare la maglietta? I love Damiano, col cuore. Damiano, love forever. Ah. Quale bimbo? È prenotato da... Perché? Ah? No, no, C'è la bolletta Ah. ah non so. No, un attimo solo perché non mi ha... E passiamo al numero 40, grazie Damiano, e lo facciamo con un dipinto ad olio su tela di Francesco Ceccere. È un grande quadro. Ah ok, ok, ho capito. La previsione numero 40, cosa ho fatto? Ero distratto. offerto a 700 euro. Grazie Damiano, passiamo al numero 39, vediamo se è lui. Ed è questo paesaggio, ancora una volta, la, il fiume che scorre in campagna, l'opera numero 39. Salvatore Faliero, verso casa, 350 euro la mia richiesta. E cosa c'è di più bello ed elegante di un ritratto di nobildonna eh, come il numero 38, la conciatura importante, il trucco leggero ma intenso e eh? l'abito, tutto di seta, Guarda che quadro che è questo. Allora, è il numero 38 in visione. Vi dico subito, l'opera in visione non si guace le busche, a 1500 euro. E i 1500 sono sempre ancora da scontare. Vai. Passiamo al numero 37 e lo facciamo con questo dipinto di Bruno Maria Orsi, dove si racconta questo contadino con i suoi maiali. L'opera in visione. Offerta a soltanto 2000 euro, ne costa 7, pensate un po'. Avanti, passiamo al numero 36. E lo facciamo con questa stupenda opera, numero 36. Mi piace tanto di Paul è un artista francese. A 300 euro soltanto lei, ed è la numero 36. Avanti. Passiamo al numero 35, ed è questa dea della giustizia, allegoria della giustizia. È un dipinto del periodo del Liberty. Siamo negli anni 20, e... È un olio su tela e lo posso offrire a soltanto. Oh là là! 35, giusto? Sì. A 400 euro, per passare poi al numero 34. Ed è questo seguace del Tiepolo che racconta il martirio di San Lorenzo. Offerto a. 1500 euro che bel quadro che è questo il martirio di San Lorenzo, gran bel quadro, un seguace del tiepolo ha soltanto 1500 euro ed è il numero 34. Grazie Damiano. Passiamo adesso al numero 33 e lo facciamo con questo San Francesco in estasi del 1600. Siamo in Emilia Romagna 400 anni fa. Numero 33 in visione offerto a 2000 euro. E il numero 31, questa battaglia? Che battaglia scusate, questa è un'importante stampa colorata che racconta la figura di Jean d'Arc, di Giovanna D'Arco. Allora, amici cari, questa è una prima carrellata. Adesso vi porto in un mondo straordinario. Tra poco vedremo un'altra carrellata di opere un po' più piccole, ma prima di questo vi faccio vedere uno dei paesaggi più belli, più importanti che sia mai approdato in Galleria Orlando. Un'opera che viene da una prestigiosa collezione italiana dalla città di Milano e chiedo alla regia, un fermo di immagine di quest'opera e la andiamo a vedere tra un istante. Intanto godiamoci la figura di Giovanna d'Arco Quello che state per vedere è uno dei super top lot della collezione, privata e personale. Un quadro che io ho acquistato qualche anno fa e l'ho fatto con piacere, seppure tutti voi sapete che io vengo dal Novecento e da una famiglia di galleristi di moderno e contemporaneo. Ma è indiscutibile in quanto in questi ultimi anni mi sia innamorato dell'antico e dell'alta epoca, soprattutto quando mi hanno spiegato e mi hanno insegnato a capirlo e a conoscerlo. Il capolavoro che vedete alle mie spalle è un'opera attribuita ad Anton Move. Anton Move è uno dei più grandi e importanti maestri olandesi del 1600. Quello che mi ha colpito in questo quadro, da novecentista, nonostante il quadro sia del 600, è decisamente questo grande albero dipinto in punta di pennello con un non conosco l'antico ma conosco le tecniche. Qui c'è una sorta di pointillisme, il famoso pointillisme di Sera francese, no? Dove ci sono un miliardo di piccoli colpi di colore con un pennellino dello zero sottilissimo, per dipingere un miliardo di piccole foglioline tremolanti. L'altra cosa emozionante sono questi rami di alberi spogli e poi. Questa è la cosa che subito ti colpisce, poi, poi ti avvicini nella parte bassa e ti accorgi dei personaggi, tipicamente olandese nello svolgimento di, di tutta la scena, guardate il castello sullo sfondo e ancora la bellezza di tutto il quadro. Anton Move è l'artista, a lui attribuito dal professor Pellegrini, che redige un'espertise esterna che ci racconta la storia di questo grande artista. L'opera ha una stima di 25-30 mila euro. Più che accettabile, visto la bellezza del quadro e l'importanza dello stesso. Bene, amici. Ma in questa trasmissione accadono delle cose inspiegabili. Come questa, cioè il fatto che io ve l'offro soltanto 9 mila. E se per caso avete già prenotato due quadri, i 9 mila diventano 6 mila. Eh? Un quadro di questa forza. Anton Move. È il lotto numero cento. No, non lo so, senza numero, a parete. Il quadro a parete. È favoloso. Credo che la pronuncia giusta sia Mauve, Anton Mauve. <coughs> magnifico, veramente magnifico. No, quadro, quadro. C'è un'ombra. Tu? No, è una cosa meravigliosa. Ditemi se avete mai visto un dipinto, cioè solo un grande maestro poteva dipingere in questo modo. Non, non certo un allievo, insomma. Guarda, guarda, sembra di sentire tremare queste foglioline, a una brezza leggera. Anton Move. È stupendo, stupendo, veramente stupendo. 9000 euro da scontare, no, no, è favoloso. Guarda quei piccoli colpi di pennello, bello davvero! Bello, bello, bello. Guarda cosa fanno questi, vedi bene. Lo lascio a voi, eh signori, lo lascio a voi perché mi sembra giusto darvi il tempo che volete per decidere. È un quadro immenso, davvero immenso. E noi proseguiamo e lo facciamo con una grande sorpresa. Perché quello che vi faccio vedere sono le ultime due straordinarie incisioni di Pablo Picasso ancora disponibili. Io tempo fa ho presentato, avevo una collezione intera eh, di incisioni di Picasso e l'avete tutte quante prenotate e acquistate. Queste sono le ultime due che ho e la prima opera mi ci racconta niente meno che Jacqueline Picasso, la donna che Picasso ha sempre amato, nella scomposizione della figura cubista attenti a quest'opera perché è un capolavoro, è l'otto numero 113, solo un pazzo come me può offrirvi. L'opera è firmata da lui in basso a destra, Pablo Picasso, e quella che vedete è la straordinaria figura di Jacqueline Picasso e i grandi occhi. Ora, un pezzo così di Picasso, naturalmente pubblicatissima, storicizzata. Potrei chiedervi 7-8 mila euro, nessuno avrebbe il coraggio di dire cara. Ebbene amici, il primo che mi chiama la potrà rivedere senza impegno all'acquisto. Ha soltanto 2.750 euro. Ma io ti appendo in casa un Picasso firmato, cioè rendetemi conto. 2.750 sempre da scontare degli sconti in vostro possesso. Capolavoro numero 113 e... Passiamo anche al prossimo, cioè al numero 114, queste sono le ultime due di Picasso che ho e questa è geniale perché troviamo Picasso che dipinge questi fiori e poi guardate sui rami dei fiori ci sono dei piccoli tori, animale a cui lui era molto affezionato, il toro, i toreros, datata al 1956. In questo caso offerta a soltanto 2.450 euro ed è il numero 114. La gioia di dire bene porto a casa un Picasso, eh? non è da tutti, ha un prezzo così piccolo e poi il prezzo è ancora da scontare. L'opera numero 114, adesso godetevi la bellezza di questa coppia di dipinti. Quante volte amici collezionisti mi avete chiesto una coppia di dipinti per vari motivi. Prima di tutto perché a livello proprio di arredamento mettere due dipinti antichi, uno da una parte uno dall'altra, non so, viene in mente uh, sopra un comodino, sopra dei comodini in camera da letto o in un salotto mettere questi due quadri, al centro mettere un altro quadro, una specchiera, insomma a livello estetico è stupendo. E uh, poi altre volte <coughs> ci sono dei genitori che hanno due figli Alessandro, io ho due figli e non voglio fare imparzialità voglio due quadri antichi stesso periodo bene questi siamo a cavallo ancora fra il 700 e l'800 le cornici sono coeve e li, non li posso dividere tutti e due lotto numero 115 arrivo eh. ok <ride> possibile L'Orlando Move, tutto è possibile. Amici, per tutte e due, 1500 euro da scontare ancora. Beh, insomma, via, via, togli, togli, togli. È una follia, sono bellissimi. 1500 per tutte e due. Adesso sogniamo con Luca Dall'Olio, questo grande artista surrealista italiano, con questo artista che è già sempre deliziato di questi paesi sul mare dai tetti rossi. Ed è il dipinto, guarda che meraviglia i colori. È un 30x30 ad olio su tela, numero 116, offerto a soltanto 1500 euro. In galleria ce ne vogliono almeno 3000, giuro. 1500 Luca dall'olio e questi paesini da sogno. Numero 116, grazie Damiano. Passiamo al numero 117, questo è il grande Bernard Aubertin, il genio questo quest'uomo che dipingeva con il fuoco, ed è uno dei suoi <coughs> The Saint su tela disegno di fuoco su tela con i tre allumette. l'opera è archiviata, è un 40x40. In galleria ci vogliono 2200 2500 euro. Bene amici, 1200 euro soltanto, sempre da scontare. Eh? Il grande Aubertin, questo è il 117. Numero 118, questo è un quadro che io amo molto, mi piace moltissimo quest'opera. Ed è questo dipinto che racconta Gesù e i profeti. Siamo in Lombardia, siamo nei primi anni del 1700. È un dipinto lombardo di grande qualità. L'opera in visione, offerta a soltanto 1000, 1000 euro. Grazie. Bellissima. Questa è una dama di corte di Buckingham Palace a Londra, ed è questa bella fanciulla dalla sciarpa rossa, dallo sguardo importante, questi grandi occhi neri, e l'acconciatura importante, le gote rosse. Eh? E questo dipinto, numero 119, lo posso offrire a soltanto 1900 euro, sapeste quanto costa questo quadro? La cornice coiva, ed è una dama di corte di Buckingham Palace, della regina d'Inghilterra numero 119, grazie, 120 e sono questi bellissimi momenti di pittura, i famosi divertissements francesi dove si racconta la figura di un seguace del Boucher, questo gioco di fanciulli, offerto a 1200 euro, ed è il numero 120. Un attimo solo che devo cambiare pagina. Passiamo al numero 29. No, sì. E eh, osservate questa china e pastello molto vicina a Ancre, eh, questo artista francese. Ed è un pezzo unico. Eh. Attenzione, l'opera in visione, numero 29, la posso offrire a senti che roba, 300 euro, cioè una stampa costa di più. Chiaro invece questo è un pezzo unico e anche molto elegante. E i 300 euro sono ancora da scontare. Via! Numero 28 invece, questo è un capolavoro del Beviani perché siete di fronte a un dipinto davvero eccezionale. L'opera, raramente i dipinti venivano firmati e intitolati. Questo invece è firmato dal Beviani, importante artista del 700 Veneto, e l'opera si intitola la verità svelata dal tempo che quadro amici che quadro è questo allora io voglio ricordare che beh, è evidente pezzi del genere in trasmissioni regolari di orlando o ibiza o chissà quale o Neto, qualunque trasmissione sono pezzi che regolarmente vanno a 3.500 4.000 5.000 questa operazione si chiama orlando move alessandro orlando ha deciso di chiudere la sede di brescia mi trasferisco a casa torno a casa in toscana ho bisogno di fare spazio e faccio questi prezzi sotto costo e vi regalo anche degli sconti importanti. Tutti voi avete degli sconti, un 10% di benvenuto a chiunque voi siate, 20% se prenotate due quadri, e non è difficile con tutti questi quadri, 30% se prenotate tre quadri, nonostante il prezzo iniziale sia già molto basso. Cosa vuol dire? Qualunque sia il prezzo che mi sentite dire, il prezzo è comunque da scontare. E quindi pensateci un attimo, guardate che quadro è questo. Firmato dal Beviani, quadro eccellente, ed è il numero 28. Ha soltanto 2.500 euro da scontare ancora. Numero 28 in visione. Vai! E adesso passiamo al 27 e restiamo affascinati da questa fanciulla con questo, questi fiori in grembo dallo sguardo intenso. Ed è questo dipinto ad olio su tela, numero 27 di Paul Bourdain. Che vi offro a 300 euro soltanto. Che bei colori! Il seguente, cioè il numero 26, è un'opera molto preziosa. Intanto sfido chiunque a riuscire a dipingere questo ritratto di dama. In questo modo sembra una fotografia, e invece è tutto dipinto su ceramica e impreziosito da alcune pietre semipreziose incastonate nella. Nella ceramica stessa e tutto il decoro è in oro zecchino e come se non bastasse la cornice è tutta in foglia oro. Io non vi nascondo che ho pagato quest'opera una fortuna ed è giusto che sia così perché è un capolavoro. Ma questa è una missione sotto costo e avete anche i vostri sconti. Attenzione, perché questa bella signora in realtà è Elisabetta di Baviera e l'opera in visione viene da Vienna. Lo posso offrire a 3.500 euro da scontare. Dio mio, sei bella questa, eccezionale. 3.500 da scontare, amici. Un capolavoro. Numero 26, se volete vederla. Ma poi, ripeto, non dimenticate eh, che voi potete vedere, grazie, potete vedere qualunque opera. Cioè, non è che si aspetta, Orlando, ma ho già prenotato tre opere, quattro. Qual è il problema? Cioè, non è che voi dovete acquistare tutto quello che prenotate. Ci mancherebbe, io purtroppo sono costretto ad andare veloce per rispettare i tempi televisivi. Ma voi potete prenotare tutti i quadri che volete, rivederli gratuitamente e senza alcun obbligo all'acquisto a casa vostra in tutta Italia o nelle nostre gallerie, o a Brescia o a Pietrasanta in Toscana. Siete voi a decidere quando e dove. Ma l'importante è capire l'eccezionalità di questa commissione e di questa promozione, che è chiaramente è destinata a finire, non è che dura ancora mesi, chiaro? e occhio ai prezzi quindi potete prenotare tutto quello che volete vedete se vi piacciono li acquistate e sapete che i pagamenti con Orlando li decidete voi qualunque sia il quadro qualunque sia l'importo siete voi a decidere come pagare quando pagare in che modo pagare con che sistema pagare numero 24 l'opera in visione è questo dipinto di Loriani Andrea Loriani è un'altra grande firma Dell'Ottocento ed è questo interno con frate col fraticello che vi posso offrire a 2000 euro soltanto ed è il numero 24. Grazie. Si passa al numero 23, lo facciamo con Martino Gorno ed è questa importante opera di Martino Gorno con questo decollage, vedete? È, è esatto perché lui è l'unico vero grande erede di Mimmo Rotella che è stato il primo. A usare questa tecnica è già un artista molto quotato. L'opera era numero 23, te così un istante, fermo. Lo posso offrire, ah senti che roba! 300 euro, amici, è un pezzo unico eh, di Martino Gorno, ma questo è un sottocosto, quindi va bene. E adesso un mercato cittadino, andiamo a vedere il numero 22 e lo facciamo con quest'opera di Ugo Mascolo, questo mercato di fiori, olio su tela, offerto a soltanto 300 euro. Sempre da scontare anche questo, certo. è il numero 21, grazie, è 22, passiamo al numero 21 e lo facciamo con questa ciocciara datata 1859, è carboncino e acquerello, tu guarda che meraviglia, ne... pezzo unico, eh? datato 1859, è il numero 21, offerto a 500 euro, da scontare ancora, ai 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 e noi andiamo avanti e lo facciamo con lui, inconfondibile. Antonio Sciacca, questo artista che dipinge i panneggi davvero che fanno invidia a Michelangelo, è qualcosa di favoloso. Poi a livello anche di arredamento, mettere un dipinto ad olio così di Sciacca è qualcosa di speciale. L'opera in visione numero 19, offerta a 750 euro soltanto, sapeste quanto vogliono in galleria? Beh, 7,50 da scontare, grazie. E lui Le Franchi invece racconta questo Cavaliere Napoleonico. È un dipinto ad olio su tela di un artista francese, è il numero 18, offerto a 300 euro soltanto. E adesso andiamo a Verona, e lo facciamo con questo dipinto che racconta due innamor gli innamorati più famosi d'Italia, Giulietta e Romeo. L'opera numero 17, La Benedizione di Giulietta e Romeo. È un dipinto ad olio su tela e lo vediamo l'opera in visione a 1900 euro. Numero 17, il numero 16. Ritroviamo la pittura surrealista di Luca Dall'Olio con questo dipinto che con una notte piena di stelle, e anche con una stella cadente su questi paesini dai tetti rossi. Olio su tela 30x30 offerto a soltanto 1500 euro. Grazie. Porta Taormina a Messina, dipinto e firmato da Jean-Paul Dupré, un artista francese che firma l'opera in basso a sinistra ed è un artista molto quotato e molto importante. Questa è l'antica Porta Taormina a Messina. Lo tieni un attimo, ok, cornice stupenda. Numero 15, lo posso offrire a 3.900 euro. E adesso il numero 12. Questo San Pietro in preghiera è l'opera invece uh, numero 12, dicevamo, uh, 341, offerto a 500 euro soltanto. San Pietro. E poi andiamo a vedere il numero 10, questa fanciulla. È un dipinto ad olio di un importante artista dell'Ottocento. Guardate che occhi blu come il mare, a questa fanciulla. E è bello anche il suo fiocco nei capelli. L'opera in visione? È firmata da Salvatore Miradio. L'opera in visione ve l'offro a 1000 euro soltanto ed è l'opera numero 10 fermo lì la numero 3 e invece questa marina vai pure che ci porta nella costiera malfitana olio su tavola è una tavola ed è la numero 3 offerta a soltanto 500 euro e numero 1 sorpresa Pablo Picasso Datato 1959, una incisione Cavallo e Cavaliere, firmata da lui in basso a destra, offerta a soltanto 2.450 euro. spingere un, un po'. Bene, grazie, vieni pure da me, Alessio. Spingere un pochino in qua. Ditemi ora quali tra queste opere che avete appena visto volete scusate, rivedere con più calma, con più attenzione. Uh, sia di questa carrellata che dell'altra. Siamo in diretta, quindi se vi ricordate un'opera che avete intravisto e volete rivedere con più calma, chiamatemi adesso allo 030 72 8290 oppure un messaggio al numero di WhatsApp che ogni tanto appare qua sopra, che è il 389 90 42 860. Ma ripeto, voi. Potete chiedere di rivedere qualunque quadro e non per questo doverlo prenotare, quindi magari vi ricordate un'opera che avete intravisto in velocità questa sera oppure nelle serate scorse sperando che sia ancora disponibile. Ma preparatevi psicologicamente a vedere un capolavoro di alta epoca perché tra poco parleremo di Anton Van Dyck E parlare di Anton Van Dyck in una trasmissione come questa, dove avete prezzi sotto costo e sconti crescenti una pazzia di Orlando forse una delle più eclatanti ripeto fate qualunque domanda se vi ricordate un quadro non vi ricordate il numero del quadro nessun problema datemi qualche indizio al fine di ritrovare l'opera che volete rivedere con più attenzione e io volentieri la faccio cercare dai miei ragazzi ve la faccio rivedere se vi piace la prenotate altrimenti no con questa consapevolezza chiamando in questa serata avete ancora l'operazione Orlando Move, quindi sconti che sono destinati a finire, basta sconti, eh, prima o poi, okay? quindi se avete qualche richiesta fatela, ma preparatevi psicologicamente a vedere qualcosa di veramente pazzesco, Chiaro? è un'opera a dir poco commovente la sua bellezza e qualcuno di voi potrà chiamarmi e dire Alessandro portamela a casa e questo è ancora più emozionante. Ma prima di passare al capolavoro di Anton Van Dyck, godiamoci ancora qualche istante la bellezza di questo dipinto di Anton Mauve, importante artista del 1600 olandese che ha dipinto questo quadro in maniera eccellente. Sono gli ultimi battiti di questa, di questa straordinaria operazione dove Orlando mi sta mettendo ogni tanto durante queste carrellate anche dei pezzi da brivido perché questi sono veramente pezzi da brivido. Il capolavoro in visione è un'opera con espertise esterna attribuita ad Anton Move, importante e prestigioso nome della pittura olandese del 1600, offerto a soltanto 9.000 euro e i 9.000 sono ancora da scontare. E allora penso, se avete già prenotato due quadri, cosa vuol dire poterlo portare via a soltanto 6.300 euro meraviglioso veramente meraviglioso quadro pazzesco allora siete pronti per commuovervi? Perché tra poco vi faccio commuovere di sicuro con l'opera che stiamo per andare a mostrare. perché ho visto che molti si appoggiano qua quando entrano. Sì. Allora, in questi giorni di follie di, 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 di Anton Move, Orlando Move, in questi giorni in cui abbiamo veramente ho proposto a voi centinaia di quadri, centinaia ne avete prenotati, proprio oggi eh, la notizia mi ha un po' sconvolto, mi diceva uno dei miei assistenti che ci sono ancora da consegnare 275 quadri, eh, ne sono partiti tanti, eh, domattina ne partono altri tanti, ma 275 opere da consegnare nelle vostre case, scusate il ritardo delle consegne, ma è evidente che questa operazione Orlando Moves vi è piaciuta molto, avete prenotato tantissime opere. Grazie, vuol dire che mi aiutate a fare questo trasloco velocemente, dove a voi non cambierà niente perché io sarò in diretta tutti i giorni, come sempre, non più dalla Lombardia, ma dalla Toscana. Eh? A 58 anni ho sentito questo bisogno, quello di tornare a casa, io sono nato e cresciuto a Firenze. E tutto questo lo faremo presto. Adesso eh, è chiaro che durante queste serate in cui vedete queste centinaia di quadri uno dietro l'altro, poi ogni tanto, sinceramente a malincuore, sono onesto con voi, tiro fuori dal cavò qualcosa di pazzesco, qualcosa di molto, molto, molto prezioso e ve lo offro a un prezzo sottocosto e vi regalo anche i vostri sconti. Signore e signori, Anton van Dyck, una pietà di una bellezza della quale mi piacerebbe sentire il vostro commento che sono quadri per i quali devi pagare il biglietto in un museo per vederli. Sono dei riflessi che non mi piacciono. No, prima non li avevo visti. Quindi, uh, io quello, allora, non so come si vede il quadro, perché ovviamente nessun quadro nasce per essere visto in televisione, figuriamoci, un capolavoro che ha 400 anni, poi la provenienza... È molto importante come famiglia la quale proviene il quadro. Puoi provare ad andare di là, fare qualcosa? Okay. Peggio ancora, ok. Si vede malissimo. Perfetto. Va bene, va bene. Allora, che mi dite? Cosa mi dite, amici? Alessio, accarezza il volto della Vergine e del Cristo, per favore, perché sono emozioni forti quelle che si provano. È strepitoso. Ah, ecco, audio. Sì, adesso cos'è? E chiudo. Cosa possiamo fare? Cosa, cosa posso mostrare di più importante, di più bello, di più, di più prezioso, di più eh, commovente è il caso di dire davvero bellissimo. qualcosa di pazzesco davvero, eh. stare vicino anche a un quadro come questo non è semplice. Quindi? Ok. Amici, allora io in tutti questi anni come sapete, sono chi di voi mi segue da tempo 35 anni che faccio televisione. Di cui 7 anni dalla mia rete che porta il cognome della mia famiglia. E decisamente questo è uno dei quadri più importanti che siano passati nella mia galleria. Quindi pensate a quanto poco senso abbia che io lo svenda e tantomeno che vi faccia anche degli sconti. Eh? Ma va bene così. È una decisione che ho preso e quindi va bene così. L'opera ha uno stato di conservazione perfetta, nonostante i suoi 400 anni, ma dovete pensare all'attribuzione. Perché parlare di Anton van Dyck, poi soprattutto con un pezzo come questo. È chiaro che è un pezzo facilmente valutabile, 150, 200.000 euro, senza problemi. Perché il quadro è un capolavoro. E non è una copia del Van Dyck. Chiaro? Questo è un capolavoro di bottega, vero? Ora, accarezza nuovamente il volto dell'angelo, della Vergine e del Cristo. Dimmi, di tu, dimmi, tu, dimmi, tu, dimmi, tu. Allora, io non so quanti quadri avete prenotato finora, quindi non so che sconto avete in mano, ma qualunque sconto possiate avere, anche un 10% dal prezzo che vi faccio, è, è assurdo. Il primo di voi che mi chiama la potrà rivedere con calma, far vedere al suo amico esperto, tutti hanno l'amico esperto, no? Sai. Farlo vedere, ma quando ve lo porto a casa questo quadro avrete una forte emozione, quell'emozione che si ha quando si è di fronte a un pezzo da museo. Considerate questo il mio più grosso regalo di questa straordinaria estate 2022. Il primo che mi chiama lo potrà rivedere a 7000 euro. E se per caso hai prenotato altri due quadri stasera nei giorni scorsi, tu lo potrai rivedere a 4.009. <ride> a voi, in bocca al lupo amici. Pezzo da brivido, favoloso, veramente fantastico. 7.000 euro soltanto. 7.000 euro che non pagherete mai perché vi regalo gli sconti progressivi. Spettacolo. È confermato. Confermato. Allora, uh, grazie. È confermato, è inutile continuare a chiamare. Va bene. Andiamo a rivedere i capolavori della carrellata, lo facciamo tra un istante. Rivediamo prima l'Anton Moves, per favore. Lo rivediamo? Scusate, ancora un istante. Eccolo qua. Capolavoro di Anton Moves, caposcuola. Caposcuola. Caposcuola del 1600 olandese, offerto sì, volentieri, manca 5 minuti, eh, non ricordo Roberto, aiutami per favore, Anton mov, offerto a soltanto 9.000 euro, sarà divertente quando andrete a scoprire, a notare le quotazioni di questo artista, anche perché vi ho già detto in più di un'occasione che la pittura olandese, la pittura fiamminga sta facendo dei grandi numeri e continua ad essere sempre più importante, sempre più costosa. Offrire questo capolavoro a soltanto 9.000 e poi darvi anche degli sconti crescenti è chiaramente una follia perché poi se hai prenotato a due quadri lo porti via a 6.300 euro. 6.000 euro è il prezzo di un paesaggino fatto non so da chi, questo invece è uno dei più grandi maestri olandesi del 1600. Anton Moves a soltanto. Nove mila da scontare. Meraviglioso, ripeto, meraviglioso. Allora, grazie Alessio. Hanno chiesto? Mi hanno chiesto di rivedere eh, i capolavori della carrellata, adesso l'andremo a rivedere. Continuate con le vostre domande, io sono ancora sconvolto, vi dico la verità, dalla bellezza di quel quadro. Sì, lo so che sono novecentista, eh, ho sempre eh, trattato novecento, contemporaneo, fin da piccolo in casa, va bene, però la pittura antica ha qualcosa in più, scusate, lo devo dire. Eh, io, io poi in questi ultimi anni ho detto questa cosa perché è vero. Non avete idea di quanti miei clienti che compravano solo moderno e contemporaneo sono passati all'antico. Un po', devo dire, eh, anche disturbati da questi mercati del moderno e contemporaneo, talvolta un po' torbidi. Mentre l'antico non tradisce mai. E questo è un investimento totale, soprattutto un pezzo come questo. Allora, appena il regista mi dà ok, ci spostiamo in carrellato. Ok, intanto godetevi ancora la bellezza di questo capolavoro. Allora, siamo in un momento magico da questo balcone a Venezia e queste mademoiselle, queste belle signorine che eh, ascoltano la parola di questo giovane e poi la bellezza anche se vogliamo di quest'altra che si sporge dal balcone bello, bello il quadro perché è un momento di, eh, di gioia di, di bellezza e eh, di romanticismo perché no ok allora costa 2500 ma questo non è un vostro problema perché il primo che mi chiama glielo offro soltanto 1000 euro. E naturalmente i 1000 euro sono. tutti i prezzi che dico sono sempre da scontare dei, degli sconti che avete in vostro possesso. Voi sapete che chiunque voi siate, anche se non avete prenotato niente fino ad oggi, uh, non avete mai prenotato niente in Orlando Arte, avete subito un 10% di benvenuto, nonostante questi prezzi: 10%, 20% con due quadri, 30% con tre quadri. Tutto chiaro? Numero uno, eh, 101, 1, a 101 a soltanto 1000 euro. Ah, io devo stare di là, ecco perché ti devo viaggiare a me. Sorry, sorry. Vedevo Damiano vicino a me, mi dicevo come mai. Adesso mi sposto. E andiamo a vedere il numero 102. Vai. 102 è un capolavoro, un capolavoro di alta epoca. Siamo nella prima... Uh, dunque, il numero 102, ok. Siamo niente meno che alla fine del Cinquecento. Il capolavoro che vedete... È uno straordinario dipinto dell'Accademia dei Carracci che racconta Madonna con Bambino e San Domenico. L'opera misura una stima di 12-14 mila euro. Vi ricordo che ogni dipinto antico è corredato da una stima ufficiale firmata e consegnata a voi, oltre ovviamente se ci sono delle espertise esterne. L'opera viene da un'importante collezione della città di Verona e eh, quest'opera la stima di 12-14 la posso offrire a soltanto 3.900 euro da scontare ed è il lotto numero 102 vai adesso andiamo nella campagna veneziana quello che state vedendo è un capolavoro che racconta la tenuta dei foscari Conoscete la famiglia dei Foscari a Venezia, è un'istituzione, Ca' Foscari a Venezia, un luogo magico. Questa è la, 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 la casa estiva dei Foscari, chiaro, la loro tenuta in campagna estiva. Ed è un capolavoro veramente splendido, dipinto. Tra l'altro, impreziosito da una cornice maestosa, direi. Ed è questa loro abitazione nella campagna veneziana, guardate, ecco, si può vedere da vicino i personaggi, il laghetto, è qualcosa di magnifico, cioè è un quadro importante anche perché racconta una tenuta importante. Eh? Ed è il numero 103. Ok. La stima di 9-12 euro, mi sembra che è giusto, 2.900 euro soltanto, sempre da scontare, capolavoro veramente un quadro molto importante che nessuno sconterebbe mai, ma io devo fare spazio, devo snellire questo magazzino e va bene così. È un quadro veramente favoloso, ha soltanto 2.900 euro da scontare ancora dei vostri sconti ed è il 103. Passiamo al numero 104. Allora, questo quadro è un quadro firmato da Tiziano Bertacco. Questo artista ha vinto il primo premio nel dipingere questo quadro durante una mostra che è stata fatta di artisti contemporanei che dovevano ritrarre la figura di Benito Mussolini. Quindi eh, questo ritratto del Duce è un dipinto ad olio su tela di Tiziano Bertacco, artista veneto, e ha dipinto quest'opera intitolandola Mussolini Futurista, chiaro? Ed è un quadro pittoricamente straordinario perché è veramente ha dei colori favolosi e questo è proprio il suo Mussolini. L'opera in visione, me ha trovato la posso offrire a soltanto 2.500 euro. 2.500 euro soltanto per questo grande dipinto ad olio su tela di Tiziano Bertacco ed è il numero 104, grazie. E adesso andiamo a Parma e lo facciamo con questo grande artista della città di Parma che si chiama Giacomo Ponzi, l'artista che è sempre stato celebrato come l'uomo che usa la tavolozza di Vincent Van Gogh, un artista che si sveglia molto presto al mattino e qualunque sia la condizione atmosferica, sole, pioggia, neve, lui con i suoi colori, Dipinge a plein air, cioè all'aria aperta alla maniera dei grandi impressionisti sulle rive del Taro. Il fiume Taro è quel fiume che bagna la, tutta la provincia di Parma. E la bellezza di questo quadro racconta proprio questo sole importante, la vegetazione e questa sua matericità che lo rende davvero unico. Entriamo nel dipinto per scoprire quello che vi sto dicendo. È il grande Giacomo Ponzi. È un olio su tela, è un 80-80 in galleria. Io Orlando, in Galleria Orlando questo quadro io l'ho tratto intorno ai 2.500 2900 euro, perché no? Ma questo, questo è un fuori tutto le cose cambiano. Amici, il primo che mi chiama lo potrà rivedere a soltanto 1000 euro e 1000 euro sono sempre da scontare. Gran bel quadro, gran bel quadro davvero e grande artista perché è un artista molto serio è il numero 105 se volete vederlo, avanti. Il numero 106 da Parma, torniamo a Venezia con questo ritratto di Nobildonna veneziana con un cappello importante, lei splendida, l'abito favoloso ed è questo dipinto del 1700, quindi 300 anni di storia, eh, stato conservativo perfetto, che posso offrirvi a 2900 euro, sempre da scontare. Ma è meraviglioso, bellissimo. Un ritratto di nobile veneziana del Settecento e dell'opera numero 106. Numero 106 in visione, passiamo adesso al numero 107 e eh, mamma mia, eh, che meraviglia è questo. Un inno all'amore universale. Un bambino di colore e un bambino biondo che si baciano e la Vergine Maria che coccola tutti e due. Che quadro splendido. E questo numero 107, grande amore, lui è un artista francese che l'ha dipinto, Paul Borodin. L'opera in visione ha soltanto 900 euro da scontare ancora. Bellissimo quadro, veramente, veramente bello e di grande significato. L'opera in visione è la numero 107 e passiamo al numero 108 numero 108 che ci porta a vedere un capolavoro di Giuseppe Zais <coughs> chi è Giuseppe Zais? è il più grande il più importante artista veneto del 1700 e questo è un capolavoro di bottega e artista mi suggerisco è anche un grande quadro dimensionalmente anche importante e queste sono proprio le luci di Zais, allora l'opera e' ancora da pulire, eh, se desiderati, io eh, ho sempre sconsigliato di far pulire i quadri antichi, perché mi è successo due volte, in sette anni ho fatto pulire due volte un quadro, la, la, colui che aveva prenotato il quadro, anzi con lei, non l'ha voluto più perché diceva, non mi piace più il quadro, quando... ma è normale, tu togli da un dipinto 300 anni di storia, eh, è chiaro che cambia il quadro, no? Però, se volete pulirlo a vostra non vostre spese, ve lo faccio pulire io gratuitamente, però sappiate che il quadro cambia totalmente. Eh? Ok, questo è il grande lavoro di Giuseppe Zais ed è il numero 108. Ve lo posso offrire a soltanto 3500 euro. Attenzione, non ho detto cerchia di Zais o ambito di Zais. Questo è addirittura è bottega e artista. Bene? Non male. Eh? Gran bel quadro a tre e mezzo di mite. E il numero 108. E adesso musica! No, no, ancora no, la musica vedevo lei dietro. Eh. Oh, scusate, ma ho intravisto questa fanciulla con il tamburello. Invece prima di musica parliamo del Sacro Cuore di Gesù con uh, questa esaltazione appunto della del Sacro Cuore di Gesù è un dipinto della prima metà del 1600 dell'opera 109 che vi posso offrire a soltanto 2000 euro se sapeste da dove viene questo quadro non ve lo posso dire ve lo dico privatamente è un quadro che viene da una grossa collezione 2000 euro soltanto senti che prezzi e i 2000 sono ancora da scontare. È l'otto numero 109. Adesso musica con questa bella ragazza dagli occhi neri, i capelli neri che danza. Guardate che, che meraviglia! È un quadro anche dimensionalmente importante. E lei sta ballando e suonando il tamburello. Ed è questo grande dipinto firmato da Mario Rinaldi. In basso a destra la firma è ben visibile, giusto? Rinaldi in basso a destra l'artista che lo ha dipinto uh, l'opera in visione, amici, ha soltanto 1500 euro. Gran bel quadro, bello grande e pieno di vita e di gioia. Eh? Questi sono questi bellissimi momenti di, di grande, la grande pittura napoletana. Grazie Damiano. Passiamo al prossimo e vediamo il numero 111 ed è questo paesaggio lacustre siamo in montagna le capre e questo grande dipinto ad olio su tela firmato da Villani l'opera in visione Villani è un grande nome un grande personaggio una grande firma l'opera in visione offerta a soltanto 4.500 euro le quattro e mezzo, sempre da scontare. L'opera è la numero 111. Per passare poi, arrivo al numero 112. Guardate che spettacolo è questo capriccio. Allora, siamo a Roma, nei primi anni del 1700, un quadro maestoso, veramente favoloso, bellissimo questo capriccio. I personaggi, vedete che cos'è. Ma che quadro, lo dobbiamo tenere così. Ehm. D'Alea. Ok, è il numero 112. Eh. Amici, lo posso offrire una stima di 7,5-9, mi sembra più che giusto. ha soltanto 2500 euro. Gran bel quadro, gran bel quadro. Roma 300 anni fa. E adesso andiamo a vedere l'opera. Dal 112 scendiamo al numero 90. Ve lo facciamo con questo importante dipinto da Raffaello che racconta questo incendio del borgo. È il numero 90. Uh, quindi Roberto vado Ah da... Ok, prendo l'ultima pagina, giusto? Ok. <coughs> Ok, allora, 86 per 1,27 offerto a soltanto 3.900 euro. Guardate che ricchezza questo quadro, l'architettura, i personaggi. Ed è questo Incendio del Borgo, l'opera è la numero 90. Io vedo molto scuro, forse è una mia impressione. Eh. Ah, ok, ok. Nonostante le luci professionali. Vai. Oh, lui, lui è simpaticissimo. Guardate la bellezza e l'allegria di questo personaggio, è un musicista, è dell'opera numero 89. Si tratta di un dipinto tedesco che ritrae questo musicista, attenti, con una bellissima cornice coeva, ha uno strumento musicale che sinceramente non conosco eh, in braccio, ma è l'espressione sua che è bella, è piena di vita e di allegria. La premisione numero 89 lo posso offrire a soltanto 900 euro. E dal numero 89 si passa al numero 88, una importante composizione di frutta in un interno con una cornice coeva, bellissima, una cornice ghioscea autentica ed è il numero 88, offerto a 1000 euro soltanto, e questo è il numero 88, 1000 euro per lui, soltanto la cordice Ghioscene costa 3000, ma va bene. Ok, e adesso un paesaggio favoloso perché poi è una scena di caccia, questa che vedete è l'opera numero 86, è l'opera in visione, uh, questa caccia sul fiume, firmato da Edoardo Gerotti ad olio su tela, è un grande quadro, bene, 900 euro soltanto per lui. Grazie. Quadro importante perché questo che vedete è un dipinto che ritrae la famiglia di Wolfgang Amadeus Mozart, la madre e il fratellino di Mozart. Questo è il grande dipinto numero 85, che ritrae proprio la sua famiglia. L'opera in visione la posso offrire a soltanto 1.900 euro, la stima di 7,5-9, anche in questo caso. Come? La? Lo strumento che suonava ah, un gentile signore, il signore ha chiamato per uh, suggerirmi uh, come si chiama lo, quello strumento del signore? Gironda? Gironda? Gironda. Ecco, grazie per avermi dato questo suggerimento perché non, non conoscevo quello strumento. Gironda. Grazie ancora. L'opera in visione, dicevamo la numero 85, grazie Damiano. E adesso passiamo al numero 84, lo facciamo con questa quest'opera d'olio su tela che parla appunto di, di questa cacciagione e la selvaggina ed è l'opera eh, firmata da Edouard Savigny, è un artista francese che lo ha dipinto, offerto a 700 euro ed è l'opera numero 84. L'83, parliamo ancora una volta di un artista tedesco, ma è un artista molto quotato e famoso perché l'opera in visione un attimo, devo cambiare pagina. Ti hanno inclinato Damiano. È attribuito a John Schneider, un nome immenso, ed è questa Caccia alla volpe, dove questi cani cercano, vedete, di cacciare questa volpe, e i, 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 i cacciatori che arrivano, li vediamo arrivare sullo sfondo. È questo capolavoro, un dipinto molto importante, ripeto, attribuito a John Schneider l'opera in visione, senti qua, 750 euro. Ah, 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 ah. Esatto, sempre da scontare. Andiamo avanti, il numero 82 ci porta a vedere questo dipinto invece di eh, Paolo De Tommasi, eh, un dipinto dell'Ottocento, che racconta la figura dello scrivano di strada che un tempo si usava appunto perché non tutti sapevano leggere e scrivere, lui arrivava nei paesi e poteva finalmente leggere le lettere e anche scriverle a chi lo desiderava. Questa è l'opera di De Tomasi dell'Ottocento, eh, la posso offrire, numero 80 IDOS, a 3.500 euro. Numero 82 in visione, adesso passiamo al numero 81, lo facciamo con questo capolavoro del periodo del Liberty è un quadro molto importante, ho già detto ampiamente eh, negli ultimi anni c'è questo grande amore e grande passione per eh, le opere realizzate in questo periodo tutto ciò che appartiene al Liberty, l'Art Deco, l'Art Nouveau eh, è sempre molto amata eh? e eh, sempre di più proposta anche a grandi collezionisti a livello di investimento perché il Liberty e il Deco si compra ancora a prezzi ragionevoli, ma sta salendo molto e il quadro è davvero bellissimo. Allora lo vediamo attentamente e questo olio è su tela numero 81, amici, uh, ok, Diana Indimione, la figura mitologica, posso offrirvelo a soltanto 1500 euro ed è l'opera numero 81, grazie Damiano, passiamo al numero 79 e lo facciamo con questo dipinto di Sirombo, altra grande firma che racconta questo mercatino, questo mercato di città ad olio su tela, offerto a 1500 euro e questo è il dipinto di Sirombo numero 79. Grazie. Passiamo al numero 78 e lo facciamo con quest'opera fantastica, di dove si vede questa frutta fresca. È proprio un'opera che racconta l'estate, con questo pappagallo rosso che ci guarda incuriosito. Ed è la grande opera numero 78 in visione, che vi posso offrire a 2000 euro. Gran bel quadro, bello, bello, bello. Cioè, ti, ti illumina una parete un quadro così. Ed è il numero 78. E adesso andiamo a sentire invece la musica di questo pastorello che incanta queste caprette nel bosco. Ed è l'opera numero 77. È un artista francese che lo ha dipinto. Il suo nome è Louis Lefranc. Lo posso offrire a soltanto 400 euro. Che bellino che è, seduto sulla pietra e suona il suo piffero. Ed è il 77. Avanti, amici, Nino Caffè, il grande, magnifico caffè con questo olio su tela 60x80 e questi pretini vicino alla voliera, sullo sfondo chiaramente, immancabile San Pietro. L'opera in visione. Sì, numero 76 lo posso offrire ma costa 9.000 euro un quadro così a soltanto 5.500 euro Vai. questo è il capolavoro di Nino Caffè numero 76 Un attimo solo, da rivedere l'81, ce l'hai a portata di mano? Lo vediamo subito, eccolo qua. Eccolo qua, vabbè. Ah è il capolavoro Liberty questo è il numero 81 la bottega è quella di Fragonard e scusate se passo davanti l'opera racconta il mito di Diana e Endimione figura mitologica importante gran bel quadro a un prezzo così piccolo il numero 81 da rivedere per una gentile signore o signora che ha parlato con Roberto Questo è numero 81, l'abbiamo visto. Vai. E rivediamo con piacere l'opera di Nino Caffè ad olio su tela, grande e importante. Vamos. E il numero 75, questi bambini che fanno il lavoro dei grandi, è un dipinto del 700 veneto, vestito da una cornice così importante, così bella. Che Alessia non ci fa vedere. <ride> okay. Eccola qua. Adesso vediamo anche la cornice. Numero 75. Offerto a 2.400 euro. Confermato. Il 77. Confermato. Grazie. 77. E adesso passiamo a un ritratto, anche il 75 e l'81, grazie. E il numero 74, quello che vedete, è un momento di grande pittura, perché è il ritratto di una nobile donna che indossa, dicevamo, l'ermellino, quindi una donna non solo molto bella, ma anche di grande potere. Ed è quest'opera che posso offrirvi questa sera a soltanto 2.500 euro. Gran bel quadro, bello e importante, numero 74 in visione. Avanti andiamo a vedere il numero 73 e lo facciamo con questo dipinto ad olio su tela di Gianfranco Fallardi, uno dei grandi e forse decisamente l'ultimo futurista italiano che ha sempre lavorato a Parigi e studiato a Parigi, sì, laurea in Accademia di Belle Arti a Parigi. Numero 73. Amici, 700 euro. In galleria vogliono 4.500 per un fallardi così. Ai ai ai, 700 euro da scontare. Ed è l'opera numero 73. E adesso torniamo in Veneto, lo facciamo con un... Ah no, 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 prima torniamo a Roma. È l'opera di Peter Rose, detto Rosa da Tivoli, un capolavoro di Peter Rose. Siamo nel 1600 e siamo a Roma. Quadro veramente pazzesco. L'opera in visione, numero 72. Costa 9.000 euro, amici, perché Peter Rose è una grande firma. Questa è la sua stima. Ma questo è un fuori tutto, è un sottocosto con sconti crescenti. E prima di voi che mi chiamano, potrà rivedere a soltanto 1900 euro. Mamma mia! Peter Rose, detto Rosa da Tivoli. Grazie, Damiano. E adesso un, un magnifico paesaggio. Vediamo, visto che stasera siete, mi avete aiutato prima con la decifrare quello strumento musicale, questo è un quadro che a me piace moltissimo, ma eh, non riesco a capire, eh, nonostante abbia girato il mondo e l'Italia ovviamente non riesco a capire dove ci troviamo. Magari qualcuno di voi riconosce questa piazza, una piazza importante perché vedete ci sono delle fontane qua in primo piano, poi qua un obelisco e poi questi ragazzini che giocano con questo antico gioco della ruota e il bastone. È un quadro, è un olio su tela eh, su tavola dipinto in maniera eccellente. A me piace moltissimo, ed è numero 70, e fammi sapere, Roberto, se qualcuno riconosce che piazza è questa o che città è questa, lo offro a soltanto 1000 euro sempre da ascoltare. E adesso un volo all'improvviso. Guardate qua che inno alla gioia di vivere è questo, ed è il numero 69, Daria Verschnack, l'artista, 500 euro per quest'olio, offerto a soltanto 500 euro. Grazie, passiamo al numero 68, e lo facciamo con quest'opera di Arturo Rietti, un importante artista dell'Ottocento. L'opera in visione, offerta a 2000 euro. Questo vaso con dei fiori in un interno, molto vicino a Morandi, mi piace tanto questo quadro. Tra l'altro, ha una cornice anche particolarmente bella. Arturo Rietti, offerto, ripeto, a soltanto 2000 euro. Da scontare sempre. Vai, passiamo al numero 67, lo facciamo, no al numero 66 scusate, e lo facciamo con questo seguace di Paul Bril, un paesaggio montano. Siamo nel 1700 e l'opera in visione con questa prospettiva e profondità magnifica, guardate il fiume che scorre lento, bellezza anche del cielo, l'opera in visione offerta a soltanto 2000 euro. 2000 numero 66 e adesso torniamo a parlare del periodo del Liberty lo facciamo con questo magnifico dipinto ancora una volta ritroviamo questo artista francese beh, devo dire che gli artisti francesi hanno veramente creato dei capolavori nel periodo del Liberty parliamo 1920-1930 ed è questo splendido dipinto che racconta la figura di Venere e, Venere e amore eh? in questo caso, l'opera in visione ha soltanto 500 euro da scontare, è un olio su tela, attenzione, è un'opera che ha 100 anni ed è bellissima. 500 euro soltanto per lei, numero 65. E adesso, grazie eh, Damiano, il numero 64. 64 ci porta a vedere questo grande poeta della pittura italiana che io amo molto ed è... L'opera di Claudio Feruglio è un dipinto ad olio di Feruglio, un grande quadro che vi posso offrire questa sera a 900 euro soltanto ed è questo momento magico in cui lui racconta sempre la figura di un essere umano al centro dell'universo, favolosa. Numero 64. Sleeping in bed, no more back to thinking. Time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Oh, oh, oh. wake up, all the teachers to teach a new way maybe then they'll listen to what you have to say they're the ones who's coming up and the world is in their hands when you teach the children to jump the very best they can